di consumo alternativo. E poi vi spiegheremo cosa e perché. Cosa c'entra con questo convegno. A livello politico, attualmente sono iscritto all'associazione che si chiama Confederazione Sovranità Popolare Nazionale, che ha come obiettivi l'attuazione dei valori della Costituzione. E si pone come una visione generale, cioè non è un partito politico, però ci sono dei partiti che sono confederati, però, e agisce quindi sia a livello di per favorire sia l'azione politica delle istituzioni, quella che fanno i partiti, sia l'azione culturale, oggi facciamo cultura, cioè impariamo delle cose nuove, sia l'azione sociale, cioè come cambiare il funzionamento della società. Perché nell'azione di tutti i giorni possiamo cambiare, possiamo incidere sulla società. Ora iniziamo a parlare del convegno. Allora, la famiglia oggi come viene presentata nel pensiero unico? Cioè oggi, se vi siete resi conto, i mass media, quindi TV, giornali soprattutto, anche in parte internet, anche se internet è un po' più anarchico, c'è una cultura che ci impone tendenzialmente una visione individualista ed egoista della società. E questo soprattutto a livello economico. C'è un modello economico che viene chiamato un'ideologia, di fatto io, neoliberismo, che pone i suoi fondamenti sull'egoismo delle persone. Cioè dicono, le persone sono egoiste, accettiamo il fatto che siano egoiste, e quindi si mettono in competizione con gli altri. Quindi la mia vita è la tua morte, no? La tua vita mia, dicevano gli antichi romani. E quindi è tutto un modello di economia, ma anche di società, basato sulla competizione a vantaggio di me stesso, no? E questo modello ha portato delle conseguenze anche sociali. Infatti la famiglia, dove ci si ama, ci si aiuta gratuitamente, non entra in questo schema, no? È per questo che viene snobbata culturalmente anche, no? E quindi oggi cerchiamo di capire anche questo. Quindi il fatto che vengono proposte ideologie tipo quelle del gender, ad esempio, vengono esasperate le esigenze di singole minoranze, e vengono per questo, perché si mette in risalto l'egoismo di pochi rispetto agli interessi comuni di persone che collaborano fra di loro. E personalmente ritengo che ci sia una specie di progetto diabolico, proprio, che c'è proprio il diavolo, perché non c'è nessuna persona che dirige tutto questo, però di fatto lo stiamo assistendo, no? Quindi c'è un'aggressione alla famiglia di tipo culturale, quelli che sono i fondamenti, proprio c'è l'amore tra un uomo, la sua donna, i figli, no? La collaborazione nella società stessa, no? Anziché di dire che noi siamo capaci di collaborare con le altre persone, invece no, ci vogliono mettere in competizione, in concorrenza. E quindi si vede sia a livello di famiglia che di economia questo. E quindi il senso dell'incontro vuole proprio essere questo. Quindi il primo intervento lo farà Angela Ciconte, e parlerà dei temi che di solito sono trattati dal popolo e della famiglia, che riguardano le persone di tipo culturale alla famiglia. Grazie Angela. Bene. Grazie a tutti per essere venuti qui questa sera. Mi presento, sono Angela Ciconte, sono dirigente nazionale del Popolo della Famiglia. Nello specifico, qua nel territorio, sono presidente dell'Associazione Popolo della Famiglia Torino. Sono stata per 9 anni presidente di un centro aiuto alla vita e per tantissimi anni con mio marito abbiamo seguito gruppi di preghiera. E per me l'evoluzione in questo movimento è stata proprio un'evoluzione naturale, perché questo movimento mette al centro la vita e un nuovo modo di fare politica, mettendo anche, per chi lo vuole, Dio al centro. Per chi non lo vuole, comunque ci sono argomentazioni naturali, logiche, che possono essere condivise anche per chi appunto si considera ateo o non mette Dio al centro. Non mi ero mai interessata appunto attivamente di politica, proprio perché non ritrovavo quella che era la gestione italiana della, appunto, politico, non ritrovavo nulla che mi potesse invitare a farlo. Ma cos'è successo? Praticamente di seguito ai 3 Family Day, quello del 12 maggio 2007 a Roma, quando in piazza San Giovanni Laterano, su iniziativa delle associazioni, del forum delle associazioni familiari, per protestare contro il disegno di legge del governo Prodi, noto come dico, cioè diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, che riteneva
intendeva riconoscere giuridicamente le convivenze stabili tra coppie sia etero che omosessuali, e poi successivamente il 20 giugno del 2015, quando sempre in San Giovanni Laterano si sono radunate circa 1 milione di persone, e successivamente il 30 gennaio 2016 al Circo Massimo addirittura quasi 2 milioni di persone per far sentire la propria voce, per dire no al DDL Cirinnà che imminentemente sarebbe stato poi approvato il 5 giugno del 2016, ecco, quando tutte queste voci comunque di italiani sono state completamente disattese, e anche da politici che si definiscono cattolici presenti in Parlamento nulla è stato fatto per difendere la famiglia, ecco, Mario Di Norfi ha avuto questa felice intuizione, e insieme, che è il presidente del Movimento Stesso del Popolo della Famiglia, insieme all'avvocato Gianfranco Amato, che è il segretario, e Nicola Di Matteo, che è il coordinatore nazionale, l'11 marzo del 2016 a Roma, in un giorno feriale alle ore 15, presso il palazzetto delle carte geografiche, circa 300 persone da tutta Italia si sono radunate, ed è nato proprio quel giorno il movimento. Io ho avuto veramente la gioia di essere lì presente con mio marito, quindi ci consideriamo anche soci fondatori, perché eravamo lì. E quello che mi ha completamente coinvolto in quel giorno è veramente ascoltare la verità di tematiche attuali e la lucidità di analisi. Oltretutto, proprio perché io vengo da una formazione cattolica, con una grande impronta di fede, di fare appunto questo nuovo modo di fare politica, mettendo Dio e di conseguenza l'uomo, il bene dell'uomo, al centro. Mi è piaciuto ascoltare quando Mario Di Norfi quel giorno ha detto che eravamo un manipolo di 300 prodi, esattamente come la famosa battaglia quando i 300 prodi fecero barriera a un potentissimo esercito di 7.000 uomini. Quindi da quel coraggio di pochi che si opposero ai morti vi fu la vittoria, quella vittoria che andava a vincere per la libertà contro l'oppressione. Ed è esattamente quello che sentiamo di fare noi oggi. Quindi non dobbiamo chiederci perché dobbiamo farlo, se dobbiamo farlo, se ce la faremo, se vinceremo. Quella non è nemmeno più una domanda che dobbiamo farci, perché in realtà questo per noi è semplicemente un dovere civico. Noi dobbiamo esprimere nelle urne di questo paese la volontà di un popolo che non sopporta più di essere tiranneggiato da una classe politica inadeguata e imbrogliona, che non ha avuto il coraggio in Parlamento, a quelle che oramai iniziano a essere troppe leggi di coscienza, quindi di opporsi in Parlamento a quelle che iniziano a essere a questo punto troppe leggi di coscienza. Ricordiamo il divorzio breve, l'aborto, ora l'eutanasia, le unioni civili, il biotestamento, la migrazione, l'accoglienza, la liberalizzazione delle droghe, insomma, tutto quello che va contro le nostre radici culturali. Ora, quali sono i cinque, noi insomma, che cosa vogliamo difendere? Vogliamo difendere principalmente la parte centrale di quello che è il nostro impegno e i punti cardini da cui partire e lavorare a 360 gradi sono la difesa dall'ideologia di genere, soprattutto nelle nostre scuole, per i nostri figli, la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale, e la difesa della famiglia intesa uomo donna. Ma non perché noi discriminiamo chi ha tendenze sessuali diverse, ma semplicemente perché la politica non può tutelare, non può legiferare in termini di sentimento, ma deve legiferare in termini oggettivi. E l'oggettività di un matrimonio, non unione civile, ma matrimonio inteso uomo-donna, l'oggettività è quello che solo un uomo e solo una donna possono procreare. Quindi che cos'è l'ideologia di genere? Analizziamo questi tre punti. L'ideologia di genere, la definizione proprio precisa, è appartenenza a uno dei due sessi da un punto di vista culturale e non biologico. Mi piace molto un libro che hanno scritto Enrica Perucchietti e Gianluca Marletta, dove hanno spiegato molto bene perché i poteri forti ci vogliono gender. Perché? Per cancellare l'identità sessuale
e la nuova manipolazione globale usa una nuova arma. E perché anche i poteri forti ci vogliono gender? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Ma se non capiamo che l'invasione del gender è comprensibile solo a partire da una chiave di lettura ben più ampia, che vede le grandi oligarchie occidentali alle prese con la realizzazione dell'ultima, forse anche più grande, utopica idea umana della modernità, che è quella di creare un uomo nuovo, totalmente manipolato e coerente con le prospettive egemoniche di un nuovo ordine mondiale. Un uomo che si vuole senza dignità, qua vediamo donna-uomo, uomo-donna, è unisex, non si capisce più nulla, un uomo che si vuole senza identità, cultura, religione, famiglia, un uomo che si vuole trasformato, senza sicurezze, spiritualmente e socialmente precario, insicuro di fronte all'esistenza, privo della mediazione dei corpi sociali intermedi e reso in tal modo servo dei desideri, bisogni e idee indotte, in un individuo omologato e omologabile, facilmente controllabile fin nei suoi più profondi bisogni e desideri, totalmente allineato al pensiero unico dominante. Ecco, queste immagini ci fanno veramente chiaramente vedere quali sono queste tendenze. E come Maria Di Nozzi ha ben spiegato nel suo libro O capiamo o moriamo, ci sono i 5 comandamenti dell'ideologia gender. Ora andiamo a vedere quali sono. 1. Maschio e femmina sono uguali, cioè il gender nega la distinzione maschile e femminile considerando uno stereotipo che esistano ruoli. Afferma che l'uomo e la donna sono interscambiabili in ogni espressione e in ogni funzione e che solo una convenzione sociale e una pressione di tipo storico ha cementato la donna in alcuni ruoli specifici. Poi ci viene detto, secondo questa nuova teoria, che il sesso biologico è modificabile. Quindi l'ideologia di genere vede il sesso biologico come un dato, sentite? L'ideologia di genere vede il sesso biologico come un dato originario modificabile, di fatto transitorio e liquido, piegandolo alla scelta del genere a cui appartenere, che può essere compiuta a qualsiasi età a partire dai dati comportamentali. E questo già lo vediamo che cercano di indottrinare i nostri figli già dalla più tenera età, indicandogli la strada da seguire. Terzo punto, la famiglia naturale è uno stereotipo. Secondo l'ideologia di genere, la famiglia naturale composta da padre, madre e figli non è altro che uno stereotipo culturale basato sull'oppressivazione del maschio sulla femmina. Gli ideologi del genere obbligano ad usare il plurale, non esiste più la famiglia ma le famiglie, e intendono ogni aggregato sociale fondato su un generico amore, arrivando anche ai poliamori. Abbiamo visto il Movimento 5 Stelle in questo ci insegna molto. Poi la desessualizzazione, la genitorialità, questo è un punto in cui troviamo che l'ideologia di genere è inevitabilmente la desessualizzazione della genitorialità, in quanto i figli dunque non nascono più dal rapporto sessuale tra un maschio e una femmina, ma possono essere generati artificialmente. Viene quindi incoraggiata la fecondazione assistita omologa e soprattutto eterologa. Si sostengono pratiche oggettivamente violente e brutali, come l'utero in affitto. Infine, sempre secondo l'ideologia di genere, bisogna conquistare scuola e mezzi di comunicazione. Quindi lo strumento con cui realizzare la colonizzazione ideologica, perché di questo si tratta, è la conquista dei luoghi di educazione e di comunicazione, dunque scuola e mass media. Purtroppo qui a Torino abbiamo l'assessore Marco Giusta, ex presidente dell'Arcigay di Torino, ora assessore alle famiglie, diritti pari opportunità e integrazione. Abbiamo visto quando il 18 ottobre, proprio un mese fa circa, ha firmato il protocollo con l'ufficio scolastico regionale. Infatti lui ha scritto su Facebook, quindi cioè, non è una fake news, qua è quanto c'è, scrive oggi infatti grazie all'assessora, assessora, che poi mettono ideologia di genere, sono così incaponiti a mettere A o finale, non si capisce molto, assessora Federica Fabio, dirigente calcagno dell'USO,
ufficio scolastico regionale, abbiamo gettato le fondamenta per la collaborazione e il coordinamento tra l'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e questo per i prossimi 3 anni nelle scuole dei nostri figli. E cosa dicono? L'educazione alle differenze, la lotta alle discriminazioni e la promozione della parità di genere sono temi all'ordine del giorno nel lavoro portato avanti dalle associazioni attive per i diritti delle persone LGBT e per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne. Il traguardo di oggi mi rende particolarmente felice e fiero, perché è un ulteriore segnale del fatto che questi temi stiano finalmente entrando all'ordine del giorno anche nelle amministrazioni che dovrebbero, in quanto pubbliche, curarsi del benessere di cittadini e cittadine. Peccato che per noi il benessere di cittadini e cittadine è ben altro. Ai nostri figli, quindi, nelle nostre scuole, invece di insegnare che è la natura che ci dona il sesso, insegnano che possono decidere loro a quale orientamento sessuale rivolgersi. Quindi vediamo che non possiamo ben determinarci che non è questa una vittoria, come vogliono farci intendere, bensì un'errata volontà. In realtà il sesso lo definì la natura. Questo è un concetto talmente ovvio che diventa imbarazzante doverlo difendere. Non è la percezione di noi che ci rende tali, bensì la realtà oggettiva. Io, Angela Ciconte, di mattina mi sveglio certa di avere un conto in banca milionario, oggi parleremo di economia, ma in realtà il mio conto, come quello di tutti purtroppo, è molto borderline. Quindi l'occhio riconosce l'ovvio, e questo ovvio purtroppo dobbiamo difenderlo e spiegarcelo, ma siamo qui a farlo, visto che oramai i nostri politici e la società intera sembra diventata schizofrenica in questo argomento, noi ce lo ridiciamo per risvegliare questo occhio che comunque riconosce l'ovvio. Parliamo ora del business dell'utero in affitto. Il collasso valoriale dell'Occidente, quindi, ha portato l'idea che si possa acquistare tutto, ha portato l'idea che si possa far commercio della maternità e dei figli. Qual è il paradosso in tutto questo? Che nel mondo ogni anno arriva qui l'amica presidente Kaab di Giaveno, proprio il momento giusto, parliamo di aborto. Nel mondo 56 milioni di bambini vengono abortiti ogni anno, questo secondo i dati dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma malgrado questi omicidi, perché di questo si tratta, è stata inventata una nuova forma di business violento per far nascere artificialmente bambini con fatturati pari a centinaia di miliardi di dollari. Tutto è iniziato il 25 luglio del 1978, quando è nata la prima bambina con fecondazione artificiale in vitro. Poi un po' si è migliorati, in senso migliorati tra virgolette ovviamente, il 27 marzo del 1986, quando si è passati alla prima forma di utero in affitto, quella per inseminazione che hanno utilizzato personaggi famosi come Elton John, Ricky Martin, Nicole Kidman, Cristiano Ronaldo. Questa nuova tecnica ha fruttato 300.000, procurata al costo di 300.000 dollari. Ma adesso il business, diciamo, si è affinato. Praticamente quello che ha fatto Nicky Vendola con il suo compagno, c'è questo appunto. Il business dell'utero in affitto si è veramente affinato perché i due semi, lo sperma dei due uomini viene mescolato e viene fecondato l'ovulo estratto dall'utero di una donna, che però non sarà la gestante, ma dona soltanto l'ovulo, con procedure mediche rischiose, sottoponendosi a terribili bombardamenti ormonali necessari quindi ad avere un ingrossamento follicolare che trasformi qualcosa che non si vede a occhio nudo a grande come un chicco d'uva. Poi con un'intervento
intervento chirurgico. Mediamente queste donne sono intelligenti, hanno un'ottima cultura e belle, e solitamente sono del nord del mondo. Poi questo ovulo fecondato viene chirurgicamente asportato e introdotto nell'utero forno, a questo punto, di una donna mediamente dei paesi più poveri del mondo, che sono costrette per 9 mesi a stare ferme immobili sul materassino, sul lettino per terra, per far uscire il prodotto, cioè il figlio comprato, che però se questo prodotto, cioè il figlio, durante le analisi della gestazione risulta, tra virgolette, fallato, ecco, sono obbligate anche ad abortire. Quindi diciamo che Nichi Vendola e Sergio Lo Giudice, che sono i due acquirenti più famosi di questo prodotto, sono dei politici di sinistra che con un tipico altruismo, tra virgolette, comunista, hanno fatto questo tipo di commercio. Quindi se noi procediamo in questa analisi, ci rendiamo conto che la legalizzazione del matrimonio, cioè matrimonio tra virgolette, perché in realtà sono unioni civili gay, sta facendo da apripista in molti stati alla legittimizzazione dell'utero in affitto. Ora, in questo momento, il mercato è detenuto dal 30% dal mondo omosessuale, che organizza vere e proprie fiere per far conoscere e vendere i servizi alle agenzie intermediarie e delle cliniche della fertilità. Noi intendiamo in realtà fare questo: difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale. I bambini abortiti in Italia dall'introduzione della legge 194 nel 1978 sono circa 6 milioni e abortiti nel mondo, come ho detto prima, sono 56 milioni secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Danimarca e in Islanda purtroppo c'è un pessimo primato, che è quello dell'aborto selettivo del 100% dei bambini down, e in Francia sono solo al 96%. Però se noi andiamo con la mente alla grande madre Teresa di Calcutta, quando ha detto che se una madre può uccidere il proprio bambino, cosa ci impedisce di uccidere te o te di uccidere me? Nulla. Oltretutto ha aggiunto che il più grande distruttore della pace di oggi è l'aborto. Attualmente c'è un'altra legge che sta andando avanti, che è quella dell'eutanasia. Eutanasia etimologicamente significa morte dolce, senza sofferenza. In realtà io, alcuni di voi lo sanno, sto assistendo mia madre che è molto grave, sta molto soffrendo in ospedale. Ancor più mi sto radicando nel pensiero che in realtà la dolce morte è quella che ci fa chiudere gli occhi in pace con Dio e con il mondo, accompagnati in questo passaggio dalla vicinanza, assistenza e amore dei nostri cari, perché questo è un momento unico di reciproco amore e carico e denso di significato centrale di tutta la vita di entrambe le persone, di chi sta male ma anche di chi assiste. In realtà però in questo periodo la parola dolce morte è strumentalizzata e ci si riferisce agli interventi della medicina diretti a procurare la morte per pietà, così viene detto, allo scopo di eliminare la sofferenza. Poi stranamente eliminare la sofferenza in un momento storico che come non mai la medicina ha a disposizione strumenti per quasi annullare la sofferenza, quindi la sofferenza può essere annullata tramite farmaci, non tramite la soppressione. Questa mentalità in Italia, ricordiamolo, è stata introdotta dalle menzogne dei radicali, che sulla base di un'ideologia vedono nell'eliminazione di un'umanità difettosa la rivendicata libertà. Secondo la definizione data dal Comitato Nazionale per la Bioetica del 14 luglio 1995, l'eutanasia consiste nell'uccisione diretta e volontaria di un paziente terminale in condizioni di grave sofferenza e su sua richiesta. Invece, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel punto 2277, l'eutanasia è moralmente inaccettabile. Diverso è l'accanimento terapeutico, per cui non si procura la morte, ma si accetta di non poterla impedire.
Ma l'eutanasia inoltre non va confusa con il suicidio assistito. Ultimo caso di cronaca, ricordiamo tutti, di Jay Favo, in quanto il suicidio assistito consiste nella volontà di una persona di porre fine alla propria vita in piena lucidità mentale, ma non necessariamente in stato terminale di malattia. Infatti sono anche famosi dei casi, purtroppo, di persone che hanno chiesto soppressione soltanto per un disagio psicologico o per timore di avere, di sviluppare in futuro una patologia. In Italia del trattamento di fine vita se ne parla già da decenni. Attualmente, il 20 aprile del 2017, la Camera ha approvato la proposta di legge 1142 sul biotestamento, che ora è in attesa dell'approvazione in Senato, e la legge si divide in due parti, una sul consenso informato e l'altra sulle DAT. Con questo provvedimento il punto centrale è il consenso informato, attraverso il quale il paziente manifesta la propria decisione sui procedimenti sanitari a cui essere sottoposto, e con le DAT di persona, attraverso appunto le disposizioni anticipate di trattamento, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto dell'idratazione e della nutrizione artificiale. Ma dove sta l'insonnia in tutto questo? Facciamoci una domanda: chi è il proprietario della vita umana? Se questi è Dio, allora la vita umana è intoccabile. Se l'uomo, allora negli ne può fare quello che vuole. Appare quindi sufficientemente chiaro che l'uomo non è il proprietario di se stesso, in quanto nessuno è nato di propria iniziativa. La vita è un dono e nessun uomo dotato di intelligenza può negarlo. Questa verità, prima che un atto di fede, costituisce un elemento di esperienza comune e universale. Poi ricordiamo che fino a pochi anni fa ogni medico, fino a una decina di anni fa, ogni medico, alla, proprio il giorno stesso della propria laurea, faceva il giuramento di Ippocrate. Il giuramento di Ippocrate, come diceva tra l'altro San Giovanni Paolo II, il giuramento di Ippocrate, scusate, andiamo avanti, ho perso un attimo il punto. Facciamoci un'altra domanda: esiste diritto a morire? Oggi, come diceva San Giovanni Paolo II in Evangelium Vitae, a favore dell'eutanasia gioca la mentalità utilitarista ed edonista. Si è arrivati a giustificare l'eutanasia e il suicidio assistito col fatto che ogni persona, come ha il diritto di vivere, così ha il diritto di morire. In realtà il diritto di morire non esiste, in quanto si può avere diritto solo su un bene che ci appartiene. Ma la morte non è un bene, anzi è il contrario di un bene. E quindi è come se noi rivendicassimo il diritto ad avere il cancro. Nessuno di noi, visto che il cancro è un male, rivendica questo diritto. Storia dei giorni nostri, che si sta cercando di legalizzare anche la droga, la pedofilia, la prostituzione, l'incesto, ma tutto questo è legale? No, dobbiamo comunque abbattere le colonie del mare, del male. Tu, genitore, cosa desideri per tuo figlio? Perché permettere allo Stato di danneggiare ciò per cui daresti la vita? Dalla tua vita, dai la tua vita, ma in difesa dei tuoi figli. Questo dobbiamo fare. Perché se veramente noi teniamo ai nostri figli, al futuro dei nostri figli, dobbiamo batterci contro queste politiche antiproibizioniste sulla droga, che sostengono che legalizzando il consumo di cannabis si assisterebbe un duro colpo alle mafie. Non è vero. Le mafie controllerebbero un mercato nero in cui il prodotto costerebbe meno e sarebbe di migliore qualità. Ma ammettiamo anche che abbiano ragione. Se il fine è colpire le mafie, perché legalizzare solo la cannabis? Nel mercato della droga italiano la parte del leone la fa la cocaina. Quindi cosa penseremo di fare in futuro? Di legalizzare anche quella? Un altro punto fondamentale del nostro movimento è F come famiglia. Voglio la mamma e anche il papà. Questo è un libro che ha fatto Maria Dinolfi.
E la famiglia dobbiamo ricordare tutti che è una realtà originaria e precedente allo Stato. L'invecchiamento demografico rallenta il prodotto interno lordo, gonfia il debito pubblico, fa calare gli investimenti e indebolisce l'efficacia delle politiche monetarie delle banche centrali. Stiamo vivendo in un momento come mai, come oggi, la menzogna viene camuffata da verità. Vogliono confonderci con le parole e c'è proprio in atto una battaglia di parole e comunicazione. Infatti, mettendo un messaggio positivo a qualcosa di negativo, viene stravolto il contenuto, ma viene accettabile dalle masse. Vi faccio un esempio: l'aborto viene definito maternità consapevole, l'utero in affitto maternità surrogata, le prostitute vengono definite addette alla manutenzione erotica. Tra poco troveremo che il demonio verrà definito un diversamente buono. Ricordiamo però, in realtà, quello che sta avvenendo, ce lo ha già detto Suor Lucia di Fatima, scrivendolo al Cardinal Caffarra, che da poco è nato il cielo e che per tanti anni si è battuto proprio in difesa della famiglia. Lo scontro finale tra il Signore e il regno di Satana sarà sulla famiglia e sul matrimonio. Non abbiate paura, perché chiunque lavora per la santità del matrimonio e della famiglia sarà sempre combattuto e avversato in tutti i modi, perché questo è il punto decisivo. Quindi possiamo ben capire che è veramente storia dei nostri giorni. Alcuni cattolici, io sono proprio in questo ambito, pensano che non si debba mischiare fede e politica, ma abbiamo dei santi papi come San Giovanni Paolo II che hanno detto: il vero e retto fine dell'attività politica è il benessere materiale e spirituale della società, in modo che diritti e doveri siano da tutti rispettati e tutelati. Benedetto XVI ha detto: politica come un esercizio della ragione, ma di una ragione plasmata dalla fede. Possiamo anche ascoltare, se parte, mi auguro, mi hanno detto no. C'era l'audio di Papa Francesco, che ci dice qualcosa anche lui. Ah, non c'è l'audio, aspettate un attimo. Ah, non c'è l'audio. Niente, ve lo manderò poi via mail. Quindi sarebbe veramente opportuno che non ci lavassimo le mani e di quello che dovrebbe essere il nostro compito di tutela e difesa del futuro dei nostri figli. Anche perché mi sto accorgendo che tante persone sono molto concentrate sul loro benessere privato, no? Un po' come dire: anche se la nave affonda, io ho la mia cabina bella, pulita e linda. In realtà non pensano che mentre la nave affonda, anche questa cabina che sembra che è rimasta in questa pulizia, in quest'ordine, affonderà insieme alla nave. E quindi dobbiamo decidere se creare un mondo con Dio o un mondo con l'io. E solo quando faremo poi questa scelta capiremo veramente come potremo affrontare tutta la tematica della difesa culturale dei nostri figli. Aspettate un attimo che vado a prendere la diapositiva giusto. Dobbiamo quindi solo decidere e scegliere ciò che fare per i nostri figli. Possiamo trovarci di fronte a una società pienamente realizzata piuttosto che succube del dominio del pensiero unico. Possiamo anche fare riferimento a dei pensieri di persone famose come Gandhi: l'uomo si distrugge con la politica senza principi, col piacere senza la coscienza, con la ricchezza senza lavoro, con la conoscenza senza carattere, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità, con la fede senza sacrifici. Oppure anche Paolo Borsellino ci ha detto che il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Ma per fare questo cambiamento dobbiamo conoscere, dobbiamo capire e dobbiamo informarci. Senza informazione, senza conoscenza,
senza capacità di valutazione rischiamo di dare forza a qualcosa che ci può distruggere. Oggi abbiamo veramente, se riusciamo a entrare in Parlamento, la possibilità di diventare quel granellino che andrà ad inceppare questa macchina distruttiva. Ma ciò potrà avvenire appunto solo attraverso la giusta scelta che avverrà in cabina elettorale. E porteremo a, noi come Popolo della Famiglia siamo certi che porteremo a votare gli elettori che hanno già bruciato le tessere elettorali, cioè quelli, e sono molti, che non hanno più fiducia nelle istituzioni che ci hanno rappresentati finora. Un altro pensiero che mi è molto piaciuto è quello che una nazione di pecore non può che avere un governo di lupi. Noi in realtà siamo un movimento in costante crescita e anche se i media e tutti i circuiti di informazione hanno un'unica voce, che poi è quella del pensiero unico, le coscienze delle persone comunque riconoscono i lupi tra i siti da pecore e oggi hanno l'alternativa vera, non quella del basta, ma quella dei valori. Abbiamo anche degli esempi di quelle che sono le proposte attuali degli altri politici, degli altri movimenti, degli altri partiti. Cosa faranno ad esempio Fratelli d'Italia e Lega appena, l'hanno già detto, appena andranno al governo? Salvini e Meloni hanno detto che come primo provvedimento al Consiglio dei Ministri porteranno la proposta dell'apertura delle case chiuse. Noi invece, come Popolo della Famiglia, chiediamo la punibilità del cliente, così come ci hanno insegnato l'onoreste Venzi e l'associazione Giovanni XXIII, liberare dalla schiavitù le donne. Il Movimento 5 Stelle poi ha proprio avanzato delle proposte bizzarre. Carlo Sibilia ha chiesto di discutere una legge che dia la possibilità agli omosessuali di contrarre matrimonio, in realtà uomini civili, e a sposarsi con più di due persone, ma anche la possibilità di contrarre matrimonio tra specie diverse, purché consenzienti. Io vorrei capire come fa una specie diversa a essere consenziente, questo poi ce lo potrà spiegare lui. Okay. Mentre invece abbiamo anche chi, come Carlo Martelli, chiede il matrimonio multiplo. Ma visto che adesso andiamo incontro alle votazioni, hanno visto che un cavallo di battaglia molto buono è la famiglia e stanno iniziando a cambiare versione, parere, no versione più che parere, cercando di dire qualcosa anche loro in difesa della famiglia. Mentre Renzi ci propone i suoi 80 euro al mese, che se però consideriamo che gli immigrati danno 35 euro al giorno, che sono 1050 euro al mese, vediamo che siamo un attimino un po' fratellastri in casa nostra. Chi di tutti questi sta realmente pensando alle famiglie italiane strozzate dal debito pubblico e incapaci di arrivare alla fine del mese, già dalla seconda settimana dello stipendio? E quello già per chi è fortunato ad avere lo stipendio. Chi fra tutti questi? Secondo me nessuno, perché comunque non mi sembra che fra queste proposte ci siano proposte a beneficio o a tutela né della persona né della famiglia. Noi cosa siamo? Noi non siamo un movimento di protesta, ma siamo un movimento di proposta. Proponiamo alternative alle emergenze. Non siamo un movimento monotematico, anche perché la famiglia non è un tema, ma il tema. Come ha detto San Giovanni Paolo II, la famiglia è il prisma attraverso guardare tutte le questioni sociali. La politica italiana ha sempre dimostrato di essere antifamiliaristica. E abbiamo invece noi un programma nutrito ed esaustivo di 319 pagine che si chiama Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. Lì c'è tutto, non c'è solo il tema gender, non c'è solo il tema famiglia, non c'è solo il tema vita, ma c'è veramente ogni ambito e ogni sfera culturale e politica della nostra vita. In molti ci chiedono cosa pensiamo su temi pratici come l'immigrazione. Il nostro programma è molto chiaro anche su questo. Al punto 298 del quarto capitolo, lettera F, si prevede che la regolamentazione dei flussi secondo criteri di equità e di equilibrio è una delle condizioni indispensabili per ottenere che gli inserimenti avvengano con le garanzie richieste per la dignità della persona umana. Noi mettiamo al centro l'uomo, tutti gli uomini.
e diamo dignità ad ognuno, ma partendo dalla nostra famiglia, quella italiana, che non deve essere messa in secondo piano come sta avvenendo ora. Per noi, popolo della famiglia, le vere emergenze in Italia sono denatalità, insussistenza, sostegno alla famiglia, dipendenze, libertà scolastica, reddito di maternità, quoziente familiare per quanto riguarda il fisco. Cosa proponiamo? Il reddito di maternità, che praticamente sarebbero 1000 euro al mese per ogni donna sposata che decide di mettere al mondo un figlio e crescerlo, quindi fare, diciamo, la casalinga per crescere i propri figli. Perché teniamo a precisare donna sposata? Perché così vogliamo incentivare proprio la famiglia. Quoziente familiare, è la tassa pagata sul quoziente familiare, cioè sul reddito diviso per i componenti familiari. E poi la libertà educativa, perché noi, popolo della famiglia, vogliamo poter scegliere e far scegliere dove mandare i nostri figli a scuola. Quindi oggi parliamo di economia e poi passo la voce agli altri relatori e vi saluto. Ripeto, noi non siamo un movimento monotematico, certo, il nostro è un movimento valoriale, l'unico movimento valoriale che partendo dalla famiglia, difendendo la vita e tutelando i nostri figli, dicendo un chiaro e netto no gender nelle scuole, vuole fare leggi a misura d'uomo, occupandosi di tutti gli ambiti che fanno società. Oggi parliamo di economia, però di quella economia che darà dignità e forza alla persona e non alle banche o ai poteri occulti. Allora, se noi, appunto, diciamo, cosa c'entra l'economia, diciamo, con la gestione di culturale alla famiglia? C'entra innanzitutto perché la famiglia è sotto pressione da tutti i punti di vista e oggi la crisi economica, cioè io stesso lavoro all'estero, per dire, no? Mette dura prova le famiglie perché rimangono senza stipendio o con lavori molto precari, si lavora di domenica, cioè, è la società in cui il lavoro non è in funzione delle persone, delle famiglie, ma in funzione di altri interessi. E poi cosa c'entra la diffusione di queste ideologie? Se pensiamo alla questione dell'identità sessuale, riguarda in realtà un'esigua minoranza della popolazione. Ci sono persone che possono avere queste convinzioni, però di fatto nei mass media trova ampio spazio. E forse non è un caso che la fondazione di Open Society di George Soros, che è il più grande speculatore del mondo nel settore finanziario, ogni anno investe ben 19 miliardi di dollari, avete presente 19 milioni di dollari per sponsorizzare questo tipo di ideologia in tutto il mondo, no? Compresa l'Italia. Quindi pagano spazi nel mass media, in televisione, sui giornali, per avere questo problema di residuo minoranza come di dominio comune, per imporre questo pensiero unico. E infatti sembra che questa sia la cosa giusta e i problemi delle famiglie normali, la nostra tradizione di 2000 anni di cristianesimo in Italia, quella lì sembra che sia l'idea vecchia che non conta nulla, no? Parlando di economia, un discorso di iniziativa del genere partì dagli anni 60 circa, sì. Io sono nato nel 69 per dire, no? Quando l'economia in Europa e in Italia andava molto bene, no? Si usciva dalla guerra, c'era speranza, si lavorava, c'era crescita, si facevano figli e qualcuno pensò, ma questo non va mica bene perché noi stiamo perdendo il controllo sul mondo, no? Cioè i ricchi, quelli che controllavano il mondo, cioè, vedevano che la gente acquisiva sicurezza economica, spazi democratici e rappresentanza. E allora qualcuno iniziò a studiare come rompere quel sistema, no? Era un tempo in cui lo Stato era il centro dell'economia. Il miracolo dell'economia italiana c'era lo Stato, c'era l'IRI, poi magari Marco ce n'era qualche cosa, era il motore dell'economia, no? Qualcuno iniziarono dagli Stati Uniti, in Inghilterra, due economisti famosi, uno si chiama Von Hayek, che mi sembra che è legato da quelli della Rolex adesso, tra l'altro, e l'altro è la famosa Milton Friedman, che è anche un nome per l'economia. Loro iniziarono a proporre queste teorie dette neoliberiste, no? In cui si partiva dall'egoismo delle persone, diciamo, il motore di tutto era la competitività, quindi la lotta tra me, la lotta tra me contro l'altro, no? Quindi non la famiglia, non dove ci siamo, non una società in cui si collabora, ma la competizione feroce. Uno vive e l'altro muore, no? E questo togliendo il ruolo dello Stato. Adesso poi mettiamo anche le immagini, no?
E questa ideologia, che all'inizio era sommamente minoritaria, è stata finanziata a somme di milioni, miliardi di dollari, fino al posto quel pensiero unico, per cui partendo dagli anni, metà anni 60 era un progetto di una stretta elite. Nei primi anni 80 abbiamo avuto il potere la Thatcher in Inghilterra, Ronald Reagan in America, che hanno imposto questo neoliberismo, che poi è arrivato a valanghe anche in Italia, no? E ci ha portato fino ai giorni nostri. Adesso lascio la parola a Marco, prendo Angela, mi serve la postazione, mi cambia la presa lì, e ci spiegherà cosa è successo all'economia italiana, perché c'è questa crisi, perché non c'è lavoro, perché non ci sono soldi, perché non c'è speranza per il futuro, perché non fare... l'Italia siamo tra i paesi del mondo che fanno meno figli, insieme alla Spagna, mi sembra, e persino gli stranieri immigrati che venuti in Italia all'inizio facevano figli e poi quando si adeguano anche loro smettono di fare figli. E ci sono i motivi economici, ma c'è soprattutto motivi culturali di tutto questo, perché ci hanno fatto credere dei concetti economici sbagliati, proprio sono delle ideologie, no? Delle idee sbagliate. Prima Angela parla di debito pubblico, Marco ci spiegherà cos'è il debito pubblico, e sulla base di questi concetti falsi, matematicamente falsi, hanno costruito tutte delle teorie che sono diventate decisioni politiche che ci hanno portato al disastro attuale. Quindi si tratta di una pianificazione umana e voluta da qualcuno, che sono gli stessi probabilmente che finanziano anche l'aggressione della famiglia, perché la famiglia è un nemico di questo sistema, perché è un luogo dove ci si vuole bene e si collabora, mentre loro ci vogliono individui soli, isolati, gli uni contro gli altri, come il diavolo di Abale, quello che divide, che ci divide. Sto cercando il computer, ce l'hai da... Scusate, passo la parola a Marco Cattaneo, lo so, le slide. Funziona e questo sì. Intanto Marco presentati, perché non sei di Torino, quindi... Sicuramente sono leggermente arioso, vengo da Milano dove fa un po' meno freddo di qua oggi. Io mi occupo di economia, mi occupo di ricerca, oltre ad essere un professionista del campo degli investimenti finanziari e della consulenza in tema di merchant banking, altre cose che oggi probabilmente non sono di vostro grande interesse. Sto lavorando da parecchi anni sull'analisi dell'evoluzione del sistema economico in quest'ultimo periodo, e in particolare sulle motivazioni delle disfunzioni dell'economia attuale, con particolare riferimento all'euro e alla governance che si è venuta a creare nel sistema economico europeo, ai motivi per cui non funziona, che hanno dei riflessi molto gravi e molto pesanti sulla situazione del nostro paese. Quindi vi porterò alcuni dati, alcuni elementi di riflessione, e vedremo che ci sono le connessioni con quanto sono le teorie in precedenza. Connessioni che non sono ovvie a prima vista, ma sono in realtà purtroppo di contenuto molto significativo. Allora, vi cito qualche dato numerico. Quando si ha a che fare con l'economia è necessario parlare anche un po' di numeri. In questa slide ho sintetizzato pochi elementi che non vengono però generalmente presentati in questa forma. Qui si mette a confronto l'evoluzione delle grandezze dell'economia italiana tra il 2007 e il 2016. Il 2007 è l'anno in cui il prodotto interno lordo italiano ha raggiunto il suo massimo storico, cioè un anno in cui l'economia funzionava complessivamente, diciamo, abbastanza bene. Gli anni successivi sono stati anni di pesante crisi, legati prima alla crisi finanziaria internazionale che si scatenerà in effetti nel mondo statunitense, anglosassone, il fallimento Lehman Brothers e altri eventi, che però è stata pesantemente incancrenita, esacerbata dalla maniera in cui è stata affrontata, e torneremo dopo su questo punto, nell'ambito dell'eurosistema. Ci ritroviamo oggi a 9 anni di distanza, con un prodotto interno lordo che in termini a euro costanti, quindi adeguati per l'inflazione,
è più di 120 miliardi di euro inferiore a quello di 9 anni prima. Ora, che cosa significa questo dato? Significa che se l'economia italiana avesse sviluppato il livello di produzione economica che aveva conseguito 9 anni prima, cioè se avessimo avuto zero crescita, che già sarebbe un dato estremamente deludente, perché l'economia in condizioni normali si sviluppa, si espande, la produttività migliora, la tecnologia anche si investe, eccetera. Solo con questo risultato, già di per sé molto deludente, avremmo un PIL superiore all'attuale di più di 120 miliardi di euro. Ora, 120 miliardi di euro poi sono disponibilità economiche che possono essere utilizzate per tutta una serie di cose. Tutti i giorni sentiamo dire che ci sono problemi di equilibrio del sistema pensionistico, di sostenibilità del sistema sanitario, del welfare state, di investimenti pubblici che devono essere costantemente rimandati, che non si riescono a fare, di comuni, regioni, enti locali che hanno sempre meno soldi da spendere. E poi quando si parla anche di politiche di sostegno alla famiglia, per citare quello che si diceva precedentemente, siamo sempre sulle mancette di 4 soldi e la motivazione è sempre i soldi non ci sono. Ora, ricordiamoci una cosa. Dalla fine degli accordi di Bretton Woods, quindi dal 1971, poi 50 anni, il denaro non è più agganciato alla copertura aurea o a una copertura in metalli preziosi, come avveniva nei secoli passati. Il denaro è un pezzo di carta, che poi non è necessariamente carta fisica, possono essere bit informatici messi da un computer, che ha valore in quanto viene accettato nell'ambito degli scambi quotidiani e in quanto tra l'altro lo Stato accetta che venga utilizzato per assolvere delle obbligazioni, in particolare per pagare le tasse. Quindi non esiste un limite fisico alla produzione di denaro. Il che non vuol dire che domani mattina si possa stampare soldi all'infinito. Vuol dire che però quando si parla di soldi, il limite non è la produzione. Mi pare di aver fatto qualcosa. E poi vogliono fare lo stesso sesso, c'erano le donne, c'era differenza. Dico sempre che mia moglie, che per fortuna ha molto senso pratico. Quando cambia le gomme, un po' di secondi o quasi. Per cui stavo dicendo, non esiste un limite fisico alla produzione di soldi, esiste un limite che è quello di mettere al lavoro le risorse produttive di un sistema economico. Queste risorse produttive cosa sono? Poi sono gli impianti, le aziende e sono soprattutto le persone. Se c'è un alto livello di disoccupazione e di sottooccupazione, quindi ci sono persone che vorrebbero lavorare e hanno anche le competenze per farlo, ma non ci riescono. Persone come Davide che hanno elevatissime competenze, ma per trovare un lavoro adeguato devono emigrare. Allora, in Italia non abbiamo un problema di competenze, abbiamo un problema di capacità produttiva, abbiamo un problema di sottoutilizzo. Se questo sottoutilizzo lo risolviamo, vengono fuori quantità di risorse addizionali che ci permettono di risolvere tutte le cose su cui si discute, sul welfare, sulle pensioni, sulla sanità, sul sostegno delle famiglie, eccetera.
se non lo si fa, però continuiamo a trovarci in questa situazione assurda. Vediamo anche le altre componenti del prodotto interno lordo. I consumi sono 5% in meno rispetto a 9 anni prima, e stiamo parlando di più di 70 miliardi di euro in meno. Gli investimenti. Tutti i giorni leggiamo sulla stampa paludata, Sole 24 Ore, Corriere, Repubblica, la stampa di Torino, l'Italia ha un problema di produttività e di competitività, ma se gli investimenti si sono abbassati di 100 miliardi di euro, 100 miliardi di euro di investimenti in meno, l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento di produttività da dove volete che venga fuori. E perché non si investe? Non si investe perché il settore pubblico dice di non avere soldi e perché le aziende private hanno gli impianti che già, ben che vada, lavorano al 70, 60, 50% della loro capacità. Per cui un'azienda in queste condizioni un incentivo a investire non ce l'ha. Il problema è sempre legato alla caduta della domanda. Vediamo che se parliamo di domanda interna complessiva, che poi è la somma di queste tre componenti, quindi queste due componenti, scusate, consumi e investimenti, sono in parte pubblici e in parte privati, che sono aggregati, siamo 173 miliardi sotto, quasi un 10%. Poi ci sono i dati di export e di import, su cui vale la pena di spendere qualche parola. Perché per passare dalla domanda interna al reddito nazionale, quindi al PIL, vanno aggiunte le esportazioni, cioè i prodotti che riusciamo a fare e che vengono venduti a clienti esteri, al netto invece di quello che dobbiamo importare perché troviamo conveniente certe cose comprare da fuori o perché certe materie prime in Italia non ci sono. È noto che l'Italia non è un paese che ha grande o particolare disponibilità di petrolio o di altre risorse naturali. Ora, l'unica voce di tutta questa tabella che ha un segno positivo, modesto, perché sono 7 miliardi in più, 1,4%, ma comunque un segno positivo, è l'export. Il che ci dà già un'indicazione. Non c'è nessun motivo per cui le aziende italiane non dovrebbero produrre almeno tanto quanto producevano e vendevano 9 anni prima. Tant'è vero che dove la domanda non è stata compressa artificialmente, sottolineo artificialmente, come è successo in Italia, le aziende italiane comunque qualcosa più di prima vendono. Non è molto, ma quel qualcosa in più, se fosse stato conseguito anche a livello di consumi e investimenti interni, ci darebbe un PIL non inferiore ai 120 miliardi, ma almeno pari, in realtà anche superiore, a quello del 2007. Dall'altro lato, la mancanza di disponibilità di potere d'acquisto ha fatto crollare le importazioni, al punto tale che nel 2007 la bilancia commerciale italiana, quindi il saldo tra export e import, era grosso modo in equilibrio, negativa per 7 miliardi, insomma, poca roba. Nel 2016 abbiamo conseguito il record di tutta la storia italiana di surplus commerciale positivo. Quindi quando leggete che l'Italia è un paese che vive al di sopra dei propri mezzi, questa è una puttanata cosmica, una bugia colossale, perché un paese che esporta più di quello che importa è anche un paese che in realtà sta producendo per il mercato esterno, quindi produce, ma produce per il consumo altrui. L'Italia è in grado di produrre di più ed è in grado di consumare ancora di più perché ha entrambe le componenti. Un sottoutilizzo della propria capacità produttiva, da un lato, e dall'altro il fatto che questa capacità è destinata al consumo altrui, semplicemente perché all'interno del paese non circola adeguato, sufficiente potere d'acquisto. E su questo poi ci entro tra poco, su qualche dettaglio sulle cause di tutto questo. Vediamo qualche numero su quello che tutto questo poi significa in termini di disagio sociale, perché fin qui ho parlato di miliardi, decine di miliardi, centinaia di miliardi, che sono numeri che possono sembrare delle astrazioni. Cadiamone un po' nel contesto dell'impatto sulla vita delle persone. Quelli sono dati Istat, non vengono da qualche sito complottista o cospiratorio.
L'Istat definisce il numero, e calcola ogni anno, il numero di persone che si trovano in condizioni di povertà assoluta, che sono sostanzialmente persone in mezzo a una strada, che vivono dell'assistenza della Caritas, dei pacchi alimentari, di situazioni di fortuna in pratica. In una società civile e con un buon livello di distribuzione del reddito e in grado di sviluppare un'economia evoluta, questo numero tendenzialmente dovrebbe essere il più vicino possibile a zero. Nel 2007 in Italia persone in queste condizioni erano un po' meno di 1.800.000. 2011 c'è già stata la crisi finanziaria internazionale, subprime, fallimento di Lehman Brothers, so che sentito parlare di queste cose, e c'è stato purtroppo già in quel momento un incremento di quasi 1 milione di persone. A questo punto arrivano le ricette di austerità prescritte, tra virgolette, dall'Unione Europea. Ci vengono a dire che il debito pubblico italiano è troppo alto. Quindi che il segreto per far recuperare l'economia italiana è rimettere i conti pubblici sotto controllo. Le persone in povertà assoluta, 5 anni dopo, da 2.600.000 circa, sono passate a 4.700.000 e spiccioli. In pratica, le ricette con cui, tra virgolette, si è affrontata la crisi economica hanno fatto il doppio di danno rispetto a quello che aveva provocato la più grave crisi finanziaria internazionale degli ultimi 80 anni. Cioè, nel mezzo di un problema che era nato dal sistema finanziario internazionale, sono venuto a dirci che era necessario a questo punto rimettere i conti pubblici in equilibrio, perché questo avrebbe ridato fiducia agli investitori e fatto ripartire l'economia. I risultati sono questi. Abbiamo un problema serio, oggi abbiamo lo stesso problema moltiplicato per 3 volte. Ora, qui entra anche una considerazione che non si cessa mai di ripetere in maniera adeguata e sufficiente. Questa tematica del debito pubblico, prima anche Angela diceva, le famiglie, l'economia, col problema del debito pubblico. Allora, rendiamoci conto di una cosa. Il debito pubblico perché è un problema? In un paese che utilizza la propria moneta, il debito pubblico non può essere un problema che nasce da un vincolo di natura finanziaria. Non c'è bisogno di andare a farsi prestare soldi dall'esterno, a meno di avere un problema di saldo commerciale negativo. Se vivo di importazioni perché non sono in grado di produrre all'interno, allora dipendo dalle risorse fisiche che sono prodotte da terzi. Ma abbiamo visto prima che l'Italia è esattamente la situazione contraria. L'Italia ha un grossissimo surplus commerciale, l'Italia non manca la capacità produttiva. Il problema del debito pubblico italiano è esclusivamente legato al fatto che l'ingresso nell'euro ha convertito un debito che prima era in lire in un debito che oggi è in una moneta straniera. Cioè, dall'esterno controllano i rubinetti della garanzia o non garanzia che viene fornita o non fornita sui titoli del debito pubblico italiano. In realtà il discorso del debito pubblico italiano, di qualsiasi paese, dovrebbe essere visto completamente al contrario. Lo Stato spende soldi, spende soldi al netto delle tasse che incassa, quindi mette in circolazione moneta, denaro, potere d'acquisto. Questo potere d'acquisto poi dove finisce? Finisce nelle tasche delle famiglie e delle aziende, finisce nelle tasche dei privati. Questi privati in parte lo consumano, in parte lo risparmiano, e lo Stato a questo punto fa bene a fornire un servizio di gestione. Dice, se tu vuoi un impiego sicuro, mettilo in depositi presso il governo che ti remunero a un tasso che ti copre l'inflazione. Ma non è che io dipendo da te per finanziare la mia attività. Io i soldi li emetto. Scusa Marco, magari spiega
Oggi il meccanismo con cui vengono creati i soldi oggi, il denaro, come viene creato? No, no, aspetta, però non vorrei che fare delle idee con il discorso del sistema bancario, che è un'altra cosa. No, ma dal banconote. No, no, beh, come vuoi, preferisco che rimanga chiaro questo concetto. I soldi in uno Stato che dispone della capacità di emettere moneta non devono essere un vincolo che dipende dalla benevolenza di soggetti investitori esterni. Uno Stato può emettere tanti soldi e metterli in circolazione con un vincolo che però non è la benevolenza degli investitori finanziari esteri, è la capacità all'interno del paese di produrre beni e servizi. Fin quando non l'ho saturata, fin quando non ho messo al lavoro le risorse produttive dell'economia, non ci sono problemi di emissione monetaria. Quando lo supero, allora sì, perché se metto troppo denaro, quindi stimolo troppa domanda nell'economia, a questo punto ho un problema di inflazione, di prezzi che vanno fuori controllo. Ma oggi abbiamo esattamente il problema opposto, tant'è vero che la BCE tutti i giorni dice che l'inflazione dell'Eurozona, in Italia in particolare, è troppo bassa, non è troppo alta. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che è gestito in maniera completamente insensata, che lascia livelli elevatissimi di disoccupazione, di sottoccupazione, che costringe quasi 5 milioni di persone in una situazione di povertà assoluta e molti altri milioni in situazione di precarizzazione, di sottooccupazione, vuol dire ci stai a trovare lavoro all'estero, quando in realtà tutto il problema si risolverebbe in tempi anche molto rapidi, semplicemente facendo venir meno questo vincolo, che è un vincolo puramente inventato. Vincolo, ripeto, di creazione di uno strumento natura monetaria che lo Stato è in grado di creare a costo zero, perché la moneta non ha un costo fisico di produzione. Per accordarci al tema del convegno di oggi, quindi la famiglia poi vuol dire soprattutto nascite. Questo grafico evidenzia in maniera molto chiara un fatto che peraltro è anche molto intuitivo. Se l'economia va sufficientemente bene, quindi la disoccupazione cala, aumentano le nascite perché c'è una maggiore possibilità da parte delle persone di creare famiglie, di mettere al mondo bambini e di sostanzialmente sviluppare la famiglia con risorse economiche adeguate. Nel momento in cui l'economia cala, il che si riflette tra le altre cose nell'impennata del tasso di disoccupazione, crollano le nascite. Questo è un fenomeno che qui vediamo in maniera particolarmente evidente tra il 2007 e il 2013, c'è una correlazione inversa molto evidente. Il 2013 è l'anno in cui si è raggiunto il minimo di PIL. Negli anni successivi, e lo sentite anche ripetere quotidianamente dai giornali, i mezzi di comunicazione ufficiali, un minimo di recupero economico in Italia c'è stato, però è stato un recupero economico a velocità assolutamente ridicola, cioè il PIL che prima aumentava dello 0, qualcosa, quest'anno si strombazza come un enorme successo il fatto che si dovrebbe realizzare una crescita dell'1,5% del prodotto interno lordo. Sono numeri ridicoli perché avremmo bisogno di una ripartenza dell'economia che ci fa recuperare 3-4% di PIL all'anno per alcuni anni almeno. Quella è una ripresa vera, quella è una rimessa in moto del tessuto produttivo, quella è la soluzione dei danni che si sono creati negli anni di crisi. Infatti qui il grafico si ferma al 2013, ma un'inversione di tendenza per quanto riguarda le nascite non la stiamo vedendo, anzi stiamo assistendo a un ulteriore calo. Qui siamo perse 80.000 nascite rispetto al massimo del 2008, oggi abbiamo un calo ulteriore di 20-30.000 bambini nati all'anno, e il motivo è che qualche posto di lavoro in più in questo momento lo stiamo vedendo, ma sono posti di lavoro assolutamente precari, a tempo parziale, con contratti di lavoro sempre sulla garanzia temporale che durano 6 mesi, durano 1 anno, cioè estremamente sottopagati. Quindi condizioni che magari sono meno peggio che non fare nulla del tutto, non percepire nessun reddito,
ma non permettono certo di impostare una pianificazione familiare, la formazione di famiglia, la nascita di figli e tutto quanto. Per cui qui ribadiamo un po' i punti precedenti. Dire che il pareggio di bilancio è una necessità perché lo Stato è come una famiglia. Allora, ritorno sul punto espresso precedentemente. Il settore pubblico è il naturale emittente della moneta. La moneta in circolazione deve crescere di pari passo al potenziale produttivo dell'economia. Quindi quando sentite parlare di deficit di bilancio come di una cosa malvagia o sbagliata per definizione, sapete subito che state sentendo parlare qualcuno che o non è competente o è in malafede. Perché è normale in realtà che lo Stato abbia un po' di deficit, perché qualche punto percentuale di deficit è la maniera per aumentare la disponibilità di potere d'acquisto del settore privato. Quindi lo Stato non deve essere in pareggio di bilancio, in media. Può capitare che sia in pareggio quando si trova in una situazione particolarmente positiva. Deve fare deficit più elevati del solito, quando bisogna recuperare da una situazione di economia particolarmente debole, e in media può avere un'oscillazione tra 0 e 6, 7, 8 punti percentuali. Quindi il parametro del trattato di Maastricht, il parametro originale che prevedeva un 3% di rapporto deficit pubblico-PIL, poteva al limite anche essere sensato se interpretato però come un dato medio, non come un dato massimo che non bisognava mai sforare. Nel frattempo poi il 3% è diventato addirittura un vincolo che impone allo Stato addirittura di ricercare in tutti i modi il pareggio di bilancio. Quindi l'economia italiana è una situazione di pesante sottoutilizzo delle sue risorse produttive, ma sta continuando a effettuare ricerca di risparmi di costo, di aumenti di tasse, per abbassare un deficit che invece in questo momento ha bisogno di essere più alto. Il debito pubblico è un onere per le future generazioni. Non è vero. Nell'ambito del sistema economico, il debito pubblico, lo dicevo prima, è una forma di impiego del risparmio assicurato ai privati. Per ogni euro di debito pubblico, ogni lira, se avessimo ancora la lira, di debito pubblico emesso, esiste un privato che ha un risparmio che impiega in titoli di Stato. Alle future generazioni passeremo il debito pubblico, ma passeremo anche i titoli di Stato corrispondenti. Quindi il debito pubblico non è un qualcosa che debba essere a un certo punto ripagato, nessuno Stato mai ripagato il debito pubblico. Il debito pubblico è un problema solo in due circostanze: o quando è finanziato dall'estero, ma allora è un problema di saldi commerciali negativi, che l'Italia non ha, oppure quando, per qualche motivo, lo Stato ha deciso di emettere titoli di debito in una moneta non sua, in una moneta che non stampa. Perché se succede questo rimane esposto a tutti i problemi legati alla speculazione finanziaria. Se io emetto la moneta in cui sono emessi i titoli di debito, sono soggetto alla potenziale azione della speculazione finanziaria che a un certo punto può decidere di smettere di sottoscrivere i miei titoli. Se sono emittente del denaro in cui indebito, questo problema semplicemente non esiste, lo speculatore non può fare nulla contro questo. L'Italia ha 57 miliardi di surplus commerciale nel 2016, nel 2017 sarà qualche miliardo in meno a causa dell'incremento del prezzo del petrolio, stiamo parlando sempre di oltre 50 miliardi. Altro dato da citare, la posizione finanziaria netta sull'estero, che è il vero indebitamento che uno Stato può considerare tale, la differenza tra gli attivi finanziari posseduti dai cittadini italiani e le passività emesse da cittadini italiani e sottoscritte da non residenti. Questo saldo, che non viene mai citato, è solo dell'8,5% del PIL a metà 2017, ultimi dati Banca Italia,
e sta costantemente diminuendo, perché l'Italia fa surplus commerciale. L'Italia non ha un problema di indebitamento estero. Il problema del finanziamento dell'Italia è un problema completamente inventato dal nulla. Ed è inventato dal nulla semplicemente perché l'Italia non emette la moneta che viene utilizzata nel paese. Ecco, senza entrare troppo nel merito tecnico, perché da quello che ho letto penso che risulti abbastanza intuitivo che c'è un problema di fondo connesso al fatto che l'Italia ha commesso un errore gravissimo nell'aderire all'euro circa 20 anni fa. Non avrebbe dovuto farlo. Non si capisce che vantaggi si pensava di conseguire. In realtà ci siamo spossessati del controllo del nostro sistema finanziario e della nostra economia, senza averne nessun beneficio chiaro, evidente, tangibile, e prendendoci invece dei grossi rischi che purtroppo si sono concretizzati con gli eventi di questi ultimi anni. Ora, naturalmente la domanda che si pone è: se questo è stato un gravissimo errore e ci sta di fatto impedendo di risolvere la crisi, che cosa è possibile fare? Uscire dall'euro, rompere l'euro, se ne parla spesso, e spero si senta anche dire non si può, ci sono i trattati, ma comunque è una cosa complicata, che cosa succede dal punto di vista degli impatti sui mercati finanziari, eccetera. Allora, senza entrare troppo nei dettagli, perché non ci porterebbe lontano e sottrarrei tempo agli altri relatori, in realtà l'Italia può benissimo riappropriarsi dei livelli necessari di sovranità monetaria anche tenendo l'euro. L'Italia può per esempio dire: l'euro lo manteniamo, ci accontentiamo di utilizzarlo, ed accettiamo anche il vincolo di equilibrio tra entrate statali, entrate pubbliche e uscite pubbliche in euro, cioè tanti euro in cassa lo Stato, tanti euro ne spende. Però emette una sua forma di titolo che di fatto funziona un po' come una moneta parallela nazionale. C'è più di un modo di costruirla, tra l'altro ho conosciuto Davide via social network qualche anno fa, perché entrambi stavamo conducendo ragionamenti che puntavano un po' in questa direzione. A valle di molte riflessioni, il metodo probabilmente più semplice per attuare questo meccanismo, ottenere questo risultato, potrebbe essere l'emissione di questi titoli che dico stiamo perché è una proposta che oltre a me impegna parecchi altri ricercatori, docenti universitari, insomma, c'è un gruppo di promotori piuttosto ampio, titoli che abbiamo denominato certificati di credito fiscale. Sono in pratica titoli che danno diritto a sconti sulle tasse future. Lo Stato titoli con queste caratteristiche può metterli liberamente e può utilizzarli per effettuare una serie di azioni di politica economica che devono vertere sia sull'espansione della domanda interna. Espansione della domanda interna vuol dire migliorare le istituzioni, vuol dire effettuare interventi di spesa sociale, quindi ridare più soldi al sistema sanitario invece di continuare a toglierne, ridare più soldi al sistema della pubblica istruzione, effettuare interventi a favore delle famiglie e rilanciare gli investimenti pubblici. Avete visto prima i dati sul crollo degli investimenti complessivi, 100 miliardi in meno in termini reali rispetto a 9 anni prima, di questi 30 è lo Stato che ha smesso di investire in infrastrutture e opere pubbliche. Tutto questo, se abbiamo a disposizione uno strumento monetario nazionale, possiamo riavviarlo. Possiamo ritornare a effettuare gli stessi livelli di investimenti che l'Italia metteva in atto 10 anni fa. E poi anche agevolare le aziende, perché un'obiezione che spesso viene fatta è: sì, però se faccio partire la domanda interna avrò un problema di importazioni, quindi eroderò il mio surplus commerciale, quindi il vantaggio che ne deriva su PIL e occupazione potrebbe essere meno accentuato di quanto prevede. Una maniera molto semplice di evitarlo è: una parte di queste emissioni
destinarle anche ad aziende dicendo: se tu assumi un dipendente in Italia ti riduco il costo del lavoro lordo, non perché tu paghi meno il dipendente, ma perché ti integro con un titolo di natura fiscale una parte del tuo costo lordo, quindi abbasso di fatto il carico contributivo effettivo. A valle di molte verifiche, di molte analisi di trattati, regolamenti, anche di interazione che abbiamo avuto con la Ragioneria Generale dello Stato, è risultato che questo, un intervento di questo tipo è perfettamente compatibile, tra l'altro, con i trattati dell'Unione Europea e in particolare con i trattati che regolamentano il funzionamento dell'Eurozona. Non sto emettendo euro, sto emettendo un titolo utilizzabile a fini fiscali, quindi la BCE non mi può dire che violo il monopolio di emissione dell'euro, che continuerebbe a spettare alla BCE stessa. E non emetto neanche debito, perché non è un titolo che lo Stato italiano a un certo punto deve rimborsare, è un titolo che lo Stato italiano si impegnerà ad accettare a riduzione delle tasse. Quindi in pratica, e anche qui non vorrei entrare in dissertazioni legali che magari diventerebbero un pochino fuori tema, stiamo parlando di una situazione di totale compatibilità con trattati e regolamenti. Se non si fa è perché non c'è la volontà politica di farlo, non è perché ci sia un impedimento di natura legale o regolamentare. Vi posso anche dire, questa è una cosa su cui vale la pena di riflettere, che il nostro gruppo di lavoro è arrivato a prospettare una soluzione di questo tipo praticamente a tutte le principali forze politiche italiane. E almeno sulla carta, perché stiamo parlando per adesso di dichiarazioni, abbiamo delle aperture praticamente da tutte le forze politiche di opposizioni e non da quelle di governo. Il Partito Democratico è l'unico tra le forze politiche principali, che non sta valutando e non prende in considerazione l'ipotesi che vi ho appena sommariamente descritto. Forza Italia conosce il progetto, abbiamo avuto parecchi incontri, ci sono state le dichiarazioni recenti di Berlusconi, ormai da un anno in qua, continuo a ripetere: l'euro così non funziona, non romperlo no, ma introdurre una qualche forma di moneta parallela è la via giusta. La Lega propone uno strumento che ha un po' di differenze tecniche, denominato mini bot, ma diciamo che grosso modo è abbastanza simile, perché anche questo è un titolo utilizzabile per pagare tasse future. E il Movimento 5 Stelle è arrivato addirittura a introdurre formalmente nel suo programma, anche una presentazione del blog di Grillo a fine marzo del 2017, un'ipotesi di moneta fiscale, che di fatto è quella in cui rientrano i certificati di credito fiscale. Niente, sintetizzo solo con invitandovi ancora a ragionare su questo banalissimo grafico e lasciandovi con questo paio di concetti. Quando si parla di crisi economica, ricordare che la crisi economica italiana, nel momento in cui ci si riflette sopra, deve dare luogo ad analisi che sono fondate su un problema di risorse fisiche. Non si può partire dal presupposto che l'Italia sia in crisi con una carenza di risorse finanziarie. La crisi economica è sempre un problema di impossibilità di mettere al lavoro le risorse produttive che esistono. Le risorse produttive italiane oggi sono pesantemente sottoutilizzate, ci sono troppi disoccupati, ci sono troppi sottoccupati, c'è troppo lavoro precario, c'è un mare di aziende, a parte quelle che non chiudono eccetera, ma anche di quelle che sono comunque tuttora operative, che lavorano a metà, al 60-70% della propria capacità produttiva. È un problema che, se c'è la comprensione dei fenomeni che vi ho descritto e la volontà di affrontarli, può essere avviato a soluzione in tempi molto rapidi. Se si attua un programma come quello che vi ho sommariamente descritto, si inverte la tendenza in maniera praticamente immediata.
Non vi sto dicendo che tutti i danni alla crisi si recuperano in 3 mesi, in 6 mesi, in 1 anno, però si inverte la tendenza, si passa finalmente a tassi di crescita del PIL decisamente più sostenuti, cioè una ripresa vera, e si riassorbe tutto quello che si è perso in qualche anno, non dico in pochi mesi, ma in 3-4 anni, in periodo breve e medio, senz'altro sì. E tutto quello che l'impatto che stiamo vedendo in termini di crisi del modello familiare, in termini di crisi di natalità, ovviamente viene di conseguenza. Io penso che il problema maggiore dell'economia italiana e il problema peggio compreso oggi sia esattamente questo. Grazie. Volevo citare un esempio storico che è un po' scomodo, però è Marco conoscerlo, che è l'unico caso storico in cui fu usato un sistema del genere per ottenere la piena occupazione fu durante il governo di Hitler in Germania, no? Il quale lo usò per i suoi obiettivi, cioè lui voleva costruire una macchina da guerra in pochi anni, no? E quindi chiamò un ministro, un economista bravo che si chiama Schacht, e gli disse di trovare un sistema per creare la piena occupazione, lui voleva creare, costruire armi, no? E iniziano a mettere dei titoli fiscali metalmeccanici sostanzialmente e il governo li accettava con il pagamento delle tasse, no? Nel giro di 3 anni portarono la disoccupazione dal 24% al 3%, 3-4 anni in Germania. Poi la finalità era sbagliata, lo uso per fare armi, però noi se lo facessimo per fare scuole, ospedali, aiutare chi fa figli, ecco, l'obiettivo sarebbe quello. Quindi è assolutamente la proposta migliore che c'è oggi sul panorama politico economico italiano questa. Infatti è una idea anche mia, insomma, sembra che la dica, di 6 anni fa. Sono un brevissimo inciso, hai fatto benissimo a ricordare questo esempio storico, che è stata anche una delle ispirazioni delle idee, e non per fare le difese, ci mancherebbe altro del regime nazista. Vorrei anche ricordare che è vero che l'utilizzo da un certo punto in poi fu riarmo, però tutta la prima fase, i primi 3 anni, in realtà furono destinati a programmi di grandi lavori pubblici, infrastrutture, quindi a programmi che non erano ancora il riarmo. Cioè, il punto è che se io metto al lavoro persone, distribuisco reddito e attivo un meccanismo di crescita economica. Poi è una mia scelta se costruisci cannoni o costruisci ospedali o dare soldi alle famiglie, o ad altre infrastrutture. Quindi la finalità poi evidentemente è importante, però il meccanismo finanziario è molto semplice. Ho un problema di moneta insufficiente che non circola nell'ambito del sistema economico, il costo fisico di produzione della moneta è nullo, non devo scavarla coi nanetti e le miniere, non sono più regime aureo, allora chi mi impedisce di farlo? Mi impedisce di farlo esclusivamente o l'incompetenza o il fatto che la carenza di potere d'acquisto viene utilizzata per fini, e qui vabbè, il discorso diventerà più lungo, però. O c'è dell'incompetenza o c'è della malafede, o forse anche un misto di due cose. Ma non c'è un motivo fisico, un motivo logico per cui queste cose non si debbano fare. Ma poi volevo ancora correggere, ma tu hai detto che mai nessuno stato al mondo ha mai pagato debito pubblico, questo non è vero, perché c'è un caso storico del 1573, no, interessante, no, cosa succede? Non sapete come è andata a finire, no? Era la Repubblica di Venezia, che era tra le nazioni più ricche del mondo al tempo, no? E il ministro dell'economia si chiamava Colui e disse: ma stiamo pagando troppo di interessi, no? Dobbiamo ridurre questo debito. Invece un piano, in 8 anni pagavano tutto il debito pubblico che si chiamava il Monte, c'era il Monte Vecchio, il Monte Nuovo, era il Monte dei debiti, no? Lo pagarono tutto in 8 anni, no? Il risultato quale fu? Fu che tutti coloro che, avendo dei risparmi, compravano dei titoli di Stato veneziani come forma di risparmio, andarono a investire da altre parti, la Repubblica di Genova, che erano i concorrenti, andarono a Vienna, c'erano già gli Asburgo, a Firenze, i banchieri concorrenti, e alla fine lo Stato veneziano si trovò senza liquidità per fare investimenti pubblici, sistemare i canali, fare le navi per i commerci, e le conseguenze furono una gravissima crisi economica di Venezia che portò veramente alla fine della Repubblica di Venezia, cioè da allora non si rialzò più Venezia. Quindi è esattamente quello che stanno facendo con l'Italia attualmente, no? Adesso passiamo al terzo intervento di Mario Danino Varandi, no? Perché la domanda è cosa ci stiamo parlando di... Chiedo scusa, posso porre una domanda? Le facciamo tutte dopo.
Sì, molto volentieri, dopo. Allora, la domanda è questa, sentiamo queste, tra virgolette, brutte notizie, però anche di speranza, nel senso che il corpo della famiglia dice, ma ci attaccano la famiglia, ma noi sappiamo esattamente quali valori difendere, no? Facciamo una proposta politica, proposta di Marco Cattaneo, anche in termini di economia, la crisi economica si può risolvere in brevissimo tempo, è una questione di politica, si va lì, si cambiano le leggi, si fanno i crediti fiscali, si investe, si dà lavoro alle famiglie, si riduce disoccupazione, si fanno rientrare i nostri giovani che sono andati all'estero per lavorare, eccetera, eccetera. Quindi questa è la soluzione politica. Però noi possiamo fare qualcos'altro anche. Perché noi in realtà votiamo ogni giorno quando facciamo la spesa. Quando io compro un prodotto cinese, per dire, io acquisto tutto quello che c'è dietro la filiera. C'è gente che ha lavorato per 80 euro al mese, non ci sono i diritti sociali, inquinamento dell'ambiente, io pago quel sistema lì. Se io compro il prodotto che costa 200 euro anziché 80, fatto in Italia, io do lavoro agli italiani e quei soldi vengono spesi in Italia e non vanno a finire in Cina, no? E questo per semplificare, adesso Mario spiegherà meglio, però per dire che noi siamo in realtà complici inconsapevoli di un sistema di potere attuale, no? Che ha preso il controllo dell'economia, sia del denaro, che di fatto è un mezzo di scambio, non è una ricchezza in sé. Si può stampare all'infinito, come diceva Marco, è uno strumento pubblico, però è stato gestito ovviamente da privati che stanno a Bruxelles, Francoforte, New York, Zurigo, Ginevra, non stanno qui in Italia. E poi non soltanto, questo hanno fatto politica a distruggere le nostre piccole e medie imprese. Anche la Fiat ha chiuso, adesso hanno la sede in Olanda, eccetera. E hanno distrutto creando disoccupazione facendole fallire. Io ho uno studio di ingegneria con 5 dipendenti, l'ho chiuso e sono andato all'estero, no? E si arrangiano, qualcosa fanno ancora, però diciamo conosco tanta gente che è andata via, quelli che sono falliti, molti si suicidano, no? Quindi c'è stato un intento di distruggere piccole e medie imprese italiane per favorire chi? Le grandi imprese, le multinazionali, che oggi stanno monopolizzando tutto il commercio, vedete i vari Amazon, IKEA, facciamo dei nomi, Carrefour, Auchan, i nostri Coop anche, no? E questo è il mondo dei consumi, no? In cui noi di fatto siamo quelli che lavorano, producono, consumano, e però siamo schiavi sfruttati. Perché coloro che tengono in mano il sistema sono quelli che finanziano e corrompono la politica, che finanziano le ideologie contro la famiglia, sempre con questa ricchezza che prendono noi. E quindi il passaggio successivo è cosa possiamo fare come consumatori. Adesso Mario Danilo, allora, lui è il presidente di un'associazione che vi presenterà in breve, no? E di un gruppo, grande gruppo di acquisto dove stanno sviluppando un modello alternativo di fare consumo e produzione. Prego Mario. Buonasera a tutti. Beh, il mio nome è stato aggiunto prima, mi chiamo Mario Danilo Baraldi, sono di Torino, esattamente San Benigno Canavese, se qualcuno lo conosce, vicino a Chilazzo. Anche se io a San Benigno ci sono stato sempre pochissimo, perché per 30 anni e più ho fatto il dirigente delle aziende di alto livello, quindi non c'ero mai a casa, io e i miei figli non li ho visti crescere. Quando rientravo la domenica era tanto, quindi immaginate farlo per 20 anni, cosa vuol dire? E quindi lavorando in queste aziende, in questa visione, io, il mio scopo era, essendo un consulente aziendale più portato verso il commerciale, mi veniva sempre chiesto dalle aziende di creare dei progetti in fretta, di portarli a sviluppare in fretta, c'era sempre la fretta, dovevi sempre inventare qualcosa di nuovo. E questo ti portava ad allenare la mente, poi di avere una predisposizione di base che io forse avevo, di vedere più in là di quello che normalmente riusciamo a vedere. In più, essendo, non voglio farmi vedere bello, ma ai piani alti, quindi dove giravano questi documenti, che bisogna anche saperli leggere perché sono dati molto importanti, però bisogna saperli anche sempre leggere, e quindi vedevo che c'era qualcosa che non andava. Confrontandomi poi con mia moglie, e qui mi collego a prima, che noi, non voletemi male maschietti, ma noi siamo sognatori, le donne sono pratiche.
e di questo non si piove. E mia moglie mi diceva, sì va bene però, ma sì va bene, mi ammazzava sempre. Il che questa cosa è rimasta dentro di me, non me ne accorgevo, mentre io lavoravo cominciavo a pensare e dire, ma qui stiamo sbagliando completamente tutto. Ho avuto la fortuna di condividere queste cose con altre persone che facevano il mio stesso lavoro, e abbiamo cominciato a fare proprio i quattro amici al bar, che piano piano camminando abbiamo cominciato a capire che stiamo andando da una parte sbagliata, che non stiamo vedendo la verità, che ognuno di noi vive dove orienta il proprio sguardo, ma dove ci stanno facendo guardare? Completamente dall'altra parte di quello che noi dovremmo guardare. E questo chiaramente quello che viviamo oggi, noi l'abbiamo visto 15 anni fa e più, perché come ho detto prima, una visione più allungata ci portava a vedere dove stavamo andando. Quindi non era il questione di ragionare aziendalmente dell'azienda che deve vivere oggi immediatamente, ma era di quella che doveva essere un'azienda che doveva vivere nel futuro. E se tu fai una cosa del genere vuol dire che noi eravamo completamente fuori strada, completamente fuori strada. Quindi non possiamo aspettare che ci aiuti la politica o chi per esso. Dobbiamo cominciare a vedere cose in maniera completamente diversa. Quindi come movimento abbiamo iniziato a creare un movimento di associazione, un'associazione di consumatori. Ma perché? Perché è l'unico vestito giuridico che permette di associare le persone. Un'azienda può avere clienti, non può avere soci. Quindi di conseguenza dovevamo creare qualcosa che riusciva a legare tutte queste persone insieme. Facendo questo però dovevamo capire che noi non siamo una semplice associazione di consumatori, quindi dovevamo mettere dentro l'associazione di consumatori un concetto e un modo di operare come se fossimo un'azienda multinazionale. Perché se sei una semplice associazione non vai da nessuna parte. E quindi abbiamo cominciato a vedere tutto quello che era successo. Abbiamo cominciato a studiare, e credetemi, anni di studi, perché sono più di 15 anni che lo stiamo portando avanti, lo stiamo facendo, e abbiamo studiato tutto, come si è mossa la grande distribuzione, come si è mossa la politica, come si sono mossi i soldi, le banche, come si sono mosse le assicurazioni. Ci siamo veramente spaccati a studiare tutto. Perché quando tu vuoi entrare con un'azienda in un mercato, devi studiare prima di tutto la concorrenza. Se non conosci la concorrenza, come fai a aprire la tua azienda che sia competitiva in un mercato? E quindi ci siamo veramente fatti, e non voglio qui stasera oggi farvi il sermone di 15 anni più di studi, ma abbiamo studiato completamente tutto. E ci tornava sempre una domanda in testa. Ma chi muove l'economia? O meglio ancora, chi rilancia l'economia in questo mercato allargato? Secondo voi? La massoneria. Poi? Le multinazionali, le famiglie potenti? Le banche? Sempre le stesse cose. Sbagliato. Siamo noi consumatori che ogni mese rilanciamo tutto il nostro fatturato in un mercato, che siamo la prima catena commerciale e siamo trattati come dei bancomat umani. Questa è la verità. Non avete idea il potere che hanno le famiglie. Però chiaro, non te lo vengono mica a dire. Sono mica scemi, no? Però purtroppo noi abbiamo guardato dalla parte che loro non volevano che noi guardavamo. Quindi abbiamo cominciato a capire, è vero quello che ci hanno detto i nostri nonni, i nostri padri, i nostri bisnonni, che è normale che se tu vuoi sopravvivere devi mangiare, se vuoi mangiare devi pagare, e non c'è altro che un dubbio. Sì, hanno ragione, hanno sempre avuto ragione. Peccato che allora non c'era il consumismo che c'è oggi. E quindi che noi vogliamo, o che noi non vogliamo, o che noi siamo consapevoli o non siamo inconsapevoli, mentre noi mangiamo per sopravvivenza, stiamo muovendo un'economia mondiale. E questi tutti quanti stanno vivendo su di noi. Io poi
ognuno di noi si è occupato di certi settori. Io, vabbè, ero quello che ero più preposto, mi sono occupato della grande distribuzione, ma non perché sia lei la responsabile di tutto, è una delle cause. E ho fatto dirigente per parecchio tempo per Auchan, lo conoscete tutti, no? Il supermercato francese, che qui lo chiamiamo, io non riesco a dirlo perché forse di dirlo in francese, ho lavorato a Toulon parecchio tempo in Francia, e chiaramente non mettevo a posto gli scaffali, ma ho fatto proprio questa esperienza, è stata un'esperienza molto molto piacevole, perché c'era qualcosa che non mi tornava. Essendo un commerciale, io non riuscivo a vedere questi scaffali dei supermercati con dei prezzi che i nostri negozianti lo comprano più caro di quello che loro lo vendono. È matematicamente impossibile. Chi ha gestito aziende sa benissimo che se tu paghi, innanzitutto loro non pagano subito, ma se tu paghi subito e compri in acquisti di collettivi, quindi per gruppi, hai uno sconto, no? Normale. Ma uno sconto è del 3%, 5%. I bravi che possono arrivare potrebbero arrivare forse a un 10%, ma è quasi impensabile, perché sennò i prezzi sarebbero tutti falsi. Come fanno a vendere un prezzo più basso di quello che i nostri negozianti lo vanno a comprare? Ed è per questo che i nostri negozianti stanno chiudendo uno dietro l'altro. Allora ci ho lavorato dentro. E poi ho capito perché. Non sono delle vendite di prodotti, sono delle agenzie finanziarie. Perché prendono i nostri soldi tutti i giorni, in contanti. Fate un'idea, fatevi un conteggio voi. Auchan, che c'è qui a Venaria, tanto io conosco molto bene perché ho dovuto lavorare anche lì. Avete idea del parcheggio che ha? O quello di Corso Giulio Cesare, come volete, lo stesso. Immaginate quante macchine entrano e escono tutti i giorni. Moltiplicate 20 euro per macchina. È una media molto bassa, ma sulle medie basse che ci sono le risposte. E anche perché sappiamo tutti che all'inizio del mese i carrelli sono pieni e a fine del mese i carrelli sono vuoti, perché sono finiti i soldi. Arriviamo alla seconda settimana, quindi. Oggi la realtà è questa, no? È un lusso arrivare alla terza, alla quarta. Moltiplicate questa cifra per tutte le macchine che sono entrate e uscite. Moltiplicatelo tutti i giorni. Io l'ho fatto perché ci eravamo dentro. Moltiplicatelo per tutto il mese e moltiplicatelo per tutti i gruppi Auchan presenti nell'Europa, perché sono più forti in Europa, in Spagna per esempio si chiamano al campo, ma sono sempre loro. E fate un conto di quanti soldi tutti i giorni incassano nostri. E pagano i produttori quando posso passo. Avete idea? Cifre impronunciabili. E pensate che loro guadagnano su quello che mettono sulla scaffalatura? Come conosciamo noi negozianti che guadagnano su quello che vendono? Siete d'accordo? E come fa la grande distribuzione a comprare un euro e vendere 90 centesimi? Secondo voi? Prego? No, perché se ne vendi di più crei ancora più debito. Perché non comprano al prezzo che comprano gli altri. Ma tanto c'è il costo del denaro del 3% e ancora di più, quindi andresti a chiudere. Non pagano le tasse. Le pagano. L'ho detto prima, sono diventate delle finanziarie. Se vengono a casa vostra e vi suonano la porta e vi chiedono 100 euro da investire in alta finanza americana, voi gliele date? Ma se la scusa sono i prodotti? Immaginate queste cifre rivendute, rilanciate in un mercato che gli crea un'economia 7 volte di più che vendere il prezzo del prodotto al prezzo giusto. Si stanno arricchendo con i nostri soldi. E con il debito a fornitori che vengono fatti dai produttori, che sono presi veramente per la gola. Io ho avuto uno schifo a vedere come trattano i nostri produttori.
E addirittura mi chiedevano come fanno ad andare a comprare un prodotto dall'altra parte del mondo quando ce l'hanno dietro casa, il migliore che c'è. Non gli costerà di più il trasporto, non importa. Loro devono avere il tempo di pagamento. I nostri produttori non ce la fanno a mantenere un prezzo così valido e aspettare i soldi così troppo tempo, non ce la fanno. Quindi preferiscono schiacciare le arance e tante altre cose che noi vediamo. Quello che vi è stato detto prima, dai miei colleghi prima, non è sbagliato, è vero. Ma tutto dipende forse anche da noi. Perché se siamo consapevoli che noi movimentiamo l'economia, non ci dovrebbe sembrare strano che noi possiamo investire in un nostro mercato e crearci una seconda economia familiare. Perché com'è giusto che un'azienda spenda e investa in un mercato, lo riteniamo giusto tutti, no? Pensate che sia sbagliato che se apro un'azienda devo guadagnare? Secondo voi? È normale. Sapete qual è la prima azienda costruita al mondo? Con il contratto familiare e una famiglia. Quindi siamo la prima azienda al mondo, tutto è stato creato a nostra immagine e noi non contiamo più nulla. Noi investiamo i nostri soldi, quanto spendete mensilmente, non sono l'esattore delle tasse, quanto spendete mensilmente solo per mangiare una famiglia? Almeno 700 euro. Poi? 800 euro. Una cosa che noi abbiamo fatto, abbiamo girato tutta l'Italia, perché se tu crei una macchina, devi creare una macchina che vada bene per tutti, se no devi avere 50 macchine. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo girato l'Italia in lungo e in largo, abbiamo chiesto a tutte le famiglie, noi siamo entrati dentro le famiglie. Perciò vi dico che quello che ci dicono i media, i politici, tutto quanto, balle, la realtà è molto peggio. Stiamo ancora in piedi perché ci sono ancora i nostri nonni che ci aiutano. I nostri bisnonni hanno aiutato i nonni, noi, i nostri figli, li aiutiamo? Stiamo portando e portando ogni anno in più povertà, la stiamo tramandando da una generazione all'altra. Eppure siamo noi che vogliamo l'economia. Non vi sembra una cosa irreale? E quindi di conseguenza, andando in giro per l'Italia, abbiamo chiesto alle famiglie che cosa avevano bisogno per stare in piedi. Alle piccole e medie imprese, che noi abbiamo una potere in Italia che ci stanno spaccando, che è quello di avere un tessuto di piccole e medie imprese che non c'è in nessun'altra nazione. Perché stanno prendendo tempo? Perché aspettano che ce le stanno comprando una dietro l'altra. Sono arrivati ad attaccare l'ultima ostacolo che hanno. Sapete qual è? Qui si parla dei poteri forti che ci controllano, non è perché noi che ci contiamo storie, ci sono. Sapete qual è l'ultimo muro che le può fermare? La famiglia. Stanno spaccando la spaviglia, stanno togliendo tutti i valori di una famiglia. Ci stanno rendendo disuniti, perché così siamo più controllabili. Questo fa parte di tutti gli studi che abbiamo fatto, ma penso che non stiamo raccontando delle storie, sono cose che vivete tutti quanti, tutti i giorni. Sì, quello che avete sentito oggi, quello che sentirete, quello che sentite dai vostri amici, tantissime, tutte belle cose. Chi parla di politica di qua, politica di là, io parlo come consumatore, a me della politica può interessare, sì, come persona, ma non come gruppo. Pensiamo che la politica ci risolva la situazione? Ammesso che ci sia una politica pulita, ammesso che se riesca a vendere una famiglia, e prendere il potere, una forza politica, mettiamo pulita, sarebbe l'ottimale. Pensate che quando una volta raggiunto quello, che ci sono le elezioni, noi siamo a posto? Sapete quanti anni dobbiamo ancora tirare cinghia per poter andare avanti? E la domanda è questa: noi come famiglia ce la facciamo a sorreggerci? Non penso proprio.
Allora, chi fa per tre, fa per sé. Noi abbiamo creato un movimento che è semplice nei suoi principi, perché si tratta di ridare potere al consumatore, quello che veramente lo dovrebbe detenere. Un po' complesso nella sua gestione, perché non è stato semplice e non è ancora semplice gestirlo. Si parla di 15 anni di studi, di prove e di andare avanti. Non ci avete mai sentito consumo globale organizzato? A me fate solo piacere quando dite che non ci conoscevate, perché noi dovremmo stare nell'ombra. Anche perché pensate che se noi cominciamo a muoverci con più forza e andiamo a togliere l'osso al cane, ci permettevano di farlo il movimento? Eh no. Quindi abbiamo lavorato come carbonari. Oggi stiamo rilanciandoci perché ci siamo perfezionati, la perfezione è una pazzia pensarla, ma ci siamo molto vicini. In più la situazione sta diventando sempre più grave, le famiglie stanno cadendo una dietro l'altra. Se qualcuno ha un concetto di azienda, sa benissimo che se tu non lavori in due fasi contemporaneamente, tu rischi di fallire. Quindi in questo momento di situazione, se noi non riusciamo a sorreggere le famiglie che hanno ancora, come si dice, un po' di fieno nel fienile, insomma qualche soldino in più, e contemporaneamente andiamo a prendere le famiglie che sono vicino al punto del non ritorno e aiutiamo queste famiglie a salire su, ci sarà solo la fine come famiglia. Come persone vivremo sempre, ma non più come famiglia. E questa è una cosa che deve far preoccupare, a noi ci ha fatto preoccupare. Per questo abbiamo creato questo movimento che non solo ti dà la possibilità di avere una spesa mensile gratuita solo di prodotti italiani di qualità, che ti dà la possibilità di avere tanti servizi gratuiti, una mutua gratuita, cose che oggi non siamo abituati. E questo da dove arriva? Dal nostro potere. Perché se 10 persone, 20 persone in modo organizzato riescono a controllare milioni di persone, se noi ci organizziamo, abbiamo noi il potere in mano. Questa non è una ribellione, perché la ribellione si dice che si scende in piazza, ma se scendi in piazza, secondo noi, non ottieni assolutamente nulla. Il sistema lo combatti se tu crei un altro sistema. Dobbiamo proteggere le famiglie, che sono l'ultimo ostacolo che loro hanno per distruggere completamente tutto. Lo so che sono cose forti, difficili forse da assimilare, ma credetemi, il sistema per uscirne fuori c'è. Il sistema non di diventare ogni famiglia ricca, ma almeno di vivere dignitosamente le 4 settimane. Non stiamo chiedendo molto di più. Noi l'abbiamo fatto. Quei foglietti che vi ho lasciato è perché il progetto va capito bene, perché se non posso tempo di poterlo spiegare bene, non potete neanche comprenderlo. E quindi ci va un'ora e mezza, due di tempo. Quindi vi abbiamo lasciato dei bigliettini per chi vuole, lo può compilare, ce lo danno. I primi meeting che facciamo, perché le siamo presenti in tutta Italia, stiamo aprendo uffici da tutte le parti d'Italia, adesso l'ultimo che abbiamo aperto, combinazione, come che si dice, se sempre meno forte a casa tua, l'ho aperto a Torino, quindi, vicino a Piazza Solferino, quindi neanche tanto distante. E quindi di conseguenza ci saranno dei meeting, se volete venirci a ascoltare insieme, possiamo. Da soli? No. Vi ringrazio della ascoltata. Sì, volevo solo aggiungere quello che ha detto Mario, che effettivamente uno dei problemi che c'è nell'azione politica e anche culturale è la mancanza di finanziamenti. Dobbiamo pagare la sala qui, questo, oggi la mi dirà, no? E in realtà loro appunto, siccome fanno come fanno quelli dello Shana, diventano delle finanziarie però investendo nel circuito economico nostro, locale, no? E tra i vari budget si permette anche, si riesce a fare degli accantonamenti anche per finanziare azioni culturali e politiche eventualmente, no? Stiamo valutando di fare una televisione, stiamo ragionando di finanziare, ad esempio, questo mondo qua. E per cui l'obiettivo per me deve essere questo, di arrivare a creare una nostra organizzazione fatta di produttori, piccole e medie imprese, noi consumatori, il nostro circuito culturale, il nostro partito politico di riferimento.
per noi questo deve essere il nostro obiettivo, cioè dovremmo riprenderci in mano il nostro destino, la nostra realtà. Questo sarebbe fondamentale. Questo convegno che faremo altri, noi siamo in tanti, vi chiederò, però non li faremo a Torino, ma fate venire altra gente, perché penso che valga la pena. No, perché se poi scuoto capisco che parliamo per il bene di tutti. Cioè. Ci vedono tanti da internet. Da internet ci stanno vedendo. Allora, sì, infatti, tra l'altro, questa diretta Facebook che sto facendo, potete trovarla nella mia pagina Angela Ciconte. Potete chiedermi l'amicizia, ne ho due pagine, una ho già raggiunto il limite, chiedetemi l'amicizia dall'altra parte, oppure mettete un mi piace nelle pagine pubbliche, Angela Ciconte. Poi lascerò anche, lo scaricherò su YouTube, quindi. Comunque per un attimino chiudere prima, a meno che poi anche gli altri amici non vogliono dire una frase di conclusione, prima delle domande, volevo ringraziare i relatori per essere venuti qua a supportare, perché collaboreremo per questo nuovo modo di fare non solo politica ma anche economia, perché noi come movimento, lo diciamo, siamo nati per quello, per difendere la famiglia, e come diceva appunto Nico, se non difendiamo la famiglia anche l'economia verrà distrutta. Proteggeremo la famiglia e attiveremo una politica economica che ripristini l'economia proprio. Voglio salutare qua in sala l'amico Sergio Ferrero, abbiamo fatto economista, abbiamo fatto delle dirette Facebook appunto che riprenderemo, mi auguro anche a breve, Sergio. E spero anche che prossimamente sarai insieme a questi relatori anche tu un nostro relatore e anche noi saremo onorati. Ringrazio ognuno di voi di essere venuti qui e poi appunto se Lucia, ovviamente senza impegno, però la sala è stato un bel impegno economico, però se potete fare un'offerta per rientrare un po' dei costi, vi ringraziamo. Lucia passerà sì. con la cassettina. Possiamo passare? Sì, possiamo fare domande a chi volete di progetti. Sì. Elena, prendi il microfono. Il microfono ce l'hai tu, il giro io, sennò che... Oppure si gira tu, Buonasera, sono un piccolo artigiano e faccio parte, diciamo, del popolo, della famiglia. Aspetta un attimo, adesso presenteremo, sabato prossimo avremo un convegno a Moncalieri dove presenteremo il circolo dove... Sì, ma non volevo andare, solo così. Io. No, ma la mia domanda è quella, io da profano adesso mi sento una persona ignorante, no? Ma dico, tutto questo, siamo stati penalizzati da quando è iniziata la globalizzazione. Si è parlato tanto di globalizzazione, ma abbiamo visto nell'arco di questi decenni che ha penalizzato veramente notevolmente tutto il ceto medio e anche i lavoratori. Allora io dico, sono d'accordo che la famiglia diciamo, è l'apice, diciamo, il punto di partenza, di riferimento della società e che va difesa. Allora, è vero quello che ha detto, perché ho riflettuto adesso, io tante volte nel mio piccolo ragiono e mi rendo conto che siamo noi che determiniamo, però quello che ci viene, che siamo condizionati proprio dai media, siamo portati a ragionare in una certa maniera. Ecco, questo è il nodo che dobbiamo sciogliere in modo da far capire alle persone che siamo noi padroni delle nostre scelte, non gli altri. Sì, se devo rispondere, assolutamente sì, comunque. E anche per gli artigiani c'è un bel lavoro da fare. Io volevo fare una piccola osservazione sulla globalizzazione, che ci hanno convinti, e adesso vogliamo parlare della geografia del genere, ci siamo tutti uguali, no? Quindi tutti i saggi sono uguali, togliamo le frontiere, cosa servono le frontiere, no? Togliamo le frontiere, le mettiamo l'euro, la moneta comune, ci sono progetti di una moneta unica per il mondo intero, sono sempre le stesse logiche, no? In realtà le frontiere sono le frontiere di diritto. Quando io passo, io lavoro in Svizzera, quando passo la frontiera da San Bernardo, cambiano le leggi. E le leggi tutelano dei diritti, diritti civili, ci sono dei costi, è tutto un modo di vivere, un'organizzazione, no? Quindi quando io apro le frontiere e le merci,
metto in concorrenza le organizzazioni sociali. E quindi se io metto sullo stesso piano la merce prodotta in Italia, la merce prodotta in Cina, non possono avere lo stesso prezzo, perché in Cina non ci sono gli stessi diritti tutelati. Quindi se noi vogliamo difendere la nostra famiglia, dobbiamo mettere barriere doganali. Quindi facciamo entrare quello che ci conviene che entri. E teniamo, come dicevamo altro, la bilancia in pareggio. Perché se abbiamo bisogno di petrolio dobbiamo dare qualcosa in cambio, spostiamo, va benissimo. Però non facciamo entrare dentro qualsiasi cosa, dobbiamo difendere i nostri posti di lavoro. E questo non è ingiustizia. Prego. Grazie. Posso solo dire una cosa su quello che ha detto adesso? Noi dobbiamo rimettere in moto l'economia interna, ciò che invece sapete benissimo che stanno distruggendo. Il nostro sistema è proprio questo, di far lavorare i piccoli negozianti e aiutarli a non chiudere, di far lavorare le piccole e medie imprese italiane, non prodotti esteri, prodotti italiani. Quindi quello che vi ha appena detto Davide è quello che noi stiamo facendo da molti anni. Grazie. No, volevo chiedere prima, io di economia capisco niente, comunque, mi riferisco, mi pare abbia appunto accennato quanto lo Stato avrebbe potuto magari investire per che le molte aziende si potessero salvare, più o meno fra le righe. E infatti nel 2012, comunque dal 2008 al 2012 e oltre, ci sono state molte aziende che sono costrette a chiudere, molte si sono suicidati. E, allora, molte aziende si potevano salvare, parlo da profana, sarebbe bastato proprio che dessero la possibilità loro, ovviamente, andare a valutare se lavoro ce n'era, una storia l'altra. Ad esempio, parlo nel caso specifico, 45 dipendenti. Il lavoro, grazie a Dio, dopo i primi due anni, poi affluiva, c'era questo lavoro, perché c'erano contatti anche con la Russia per il lavoro. Però avevamo investito ogni bene che avevamo, cioè tutta la vita di lavoro e di sacrificio. Ma a un certo punto la mia famiglia doveva rientrare con l'INPS di una certa cifra, perché pagava gli stipendi ma non aveva soldi sufficienti per poter pagare i contributi, giusto? E si fece la richiesta di che all'azienda venisse praticamente fatto delle radiazioni per rientrare di questo. La risposta fu no, tutti e subito, per cui si dichiarò poi fallimento nel 2012, dovendo anche trovare altre aziende che potessero finire i lavori interni, perché altrimenti c'erano delle penali da pagare a Fiat e compagnia bella. Cosa è successo? Non solo a un certo punto poi non abbiamo potuto lo stesso pagare questi contributi, no? Ma lo Stato si è praticamente preso l'onere di pagare la cassa integrazione, la mobilità a 45 dipendenti che poi ovviamente sono rimasti licenziati. Allora domando a lei, mente matematica, è sbagliato il pensiero di dire ma se lo Stato avesse investito in queste aziende, no? E con lavoro anche in casa, molti posti di lavoro si potevano salvare e magari permettere di rateizzare questo dovuto allo Stato. Non so se sono stata chiara. No, ma chiarissimo. Ma sicuramente sì, ma sono aspetti vari che mostrano gli effetti perversi di una politica dove si pretende di, tra virgolette, risanare i conti pubblici, riportare l'equilibrio del bilancio pubblico, con interventi che in un modo o nell'altro fanno mancare poi soldi nell'economia reale, nell'economia delle aziende, perché o perché taglio la spesa e quindi taglio le commesse pubbliche, o perché voglio
l'accelerazione del versamento di determinati contributi. Oggi paghiamo a conti di imposta per cui un'azienda, una società di fatto, anche noi guadagna, finisce per pagare l'anticipo praticamente le tasse l'anno prossimo senza avere la certezza che poi quel reddito effettivamente lo produrrà. Come diceva lei, garantizzazione dei contributi IMSS, cioè che senso ha far fallire una società per non dargli una rateazione? Con la rateazione magari i contributi si riuscivano a pagare, l'azienda non falliva, ecco, il fallimento poi l'IMSS con guadagna. Però c'è la ricerca spasmodica al miglioramento dei saldi di cassa dello Stato, sulla base del principio che lo Stato i soldi li deve trovare dalle tasse o altrimenti indebitarsi. E il discorso di prima, se lo Stato ha la facoltà di emettere la moneta se la riappropria, la riprende, questo vincolo non esiste più. Il che non vuol dire che lo Stato può emettere qualsiasi quantità di soldi. C'è un eccesso e c'è una carenza. C'è una situazione di carenza artificiale e c'è una situazione in cui si esagera nel senso opposto. Il fatto che siano avvenute delle inefficienze di gestione in passato non vuol dire che bisogna andare all'estremo opposto. Il fatto che a un certo punto siamo morti di freddo non vuol dire che dobbiamo dare fuoco alla casa, no? Dobbiamo trovare un equilibrio in cui mettiamo il termostato da 20 gradi. La gestione dell'economia dovrebbe in primo luogo avere chiaro questo concetto. Deve circolare sufficiente potere d'acquisto, non per dare automaticamente, non vorrei che si crei un fraintendimento. Non è che lo Stato debba assumere qualunque persona, ma lo Stato deve creare una situazione in cui se una persona vuole un lavoro a condizione ragionevole, il funzionamento dell'economia è tale per cui il lavoro lo trova. L'Italia degli anni 60 era così, la Svizzera è così ancora oggi, anche se Luigi qualche magari subito si vede ragione, però come, insomma, a confronto della nostra situazione. Se creiamo una situazione in cui la gente vuole lavorare, c'è l'esigenza di fare delle cose, ci sono persone che hanno le competenze per farle, però non si fanno perché manca una cosa che si chiamano soldi, il cui costo di produzione è nullo, c'è qualcosa che non va. E nessuno li può convincere che è un problema che non si può risolvere. O è un problema che o non si è capito o c'è la volontà di strumentalizzare. L'impressione nel nostro caso, e poi ovviamente allargandolo a ciò che si sentiva, fra il 2008 e il 2012 e ancora dopo, è la netta sensazione, e forse un giorno riuscirò a capirlo, e che questa crisi, da tante piccole cose che non voglio tediarvi, ma sarebbe lungo e cavilloso la cosa, è stata una cosa, tutto questo sfacello è stata una cosa pilotata e nessuno me lo potrà togliere e annullare dalla mia mente. Cioè, i passaggi, i comportamenti delle banche, è stato proprio voluto. Questa grande crisi, e dagli piani alti da qualche parte volevano ridurre l'Italia a altri paesi a questi estremi. Di questo ne sono convinta. Lei mi dirà dove prende questa convinzione e cose segrete. Grazie. Ma io la contesto perché come lei la penso dei tanti. Diciamo che personalmente preferisco per un attimo astrarmi da queste, le lascio chiamare dietrologie, ma non in senso negativo. Quello che mi chiedo io è come si fa a uscirne, perché sono situazioni che in passato si sono verificate, la Grande Depressione degli anni 30 è una storia molto simile, altri eventi dell'Ottocento storicamente in vari paesi si sono sviluppati in un contesto analogo. A un certo punto chi ha in mano il controllo della risorsa moneta lo strumentalizza sempre a suo vantaggio. Ci sono dei momenti in cui queste cose passano il limite, passano il segno. La crisi finanziaria è stata una grande occasione di speculazione, una grande occasione di appropriazione di potere, non solo economico ma anche politico, di cui determinate elite nel loro interesse hanno abusato. E non è una cosa che è venuta solo questa volta, però premesso che non dovrebbe mai avvenire in astratto, però sappiamo, per tenere che il mondo diventi perfettamente giusto, probabilmente è un'utopia. Però esistono anche delle soglie passate le quali veramente non si può più sopportare.
E qui questa soglia l'abbiamo passata, ma l'abbiamo passata anche di parecchio. Perché poi la consapevolezza che questi problemi, quando li vai a vedere, sono inventati. Per negarla bisogna essere veramente malafede o veramente avere le fatte mortadella sugli occhi, spesso mai. Non so che altro dire. Okay. Grazie. Posso solo spiegare una cosa io su quello che ha detto lei? Cioè io forse di stare con mia moglie sono diventato pratico anch'io. Sarà perché le aziende da me non volevano poesie, volevano cose veloci e dirette. E proprio perché io lavoravo in queste aziende di alto livello, quindi parliamo, ho lavorato per anche aziende che conoscete tutti, Scavolini, la New Holland qui vicino, e tante altre, insomma, veramente tante. E queste grosse aziende, il debito che aveva lei o l'azienda che lei conosce, loro ce l'hanno 25.000 volte più grosso del suo. Però la banca più di tanto non può aiutare, e siccome le aziende piccole non hanno un giro economico che possa rendere, le fanno chiudere, semplicemente, per dare ossigeno a quelle grosse. Pratica. Sì, questa può essere stata una delle cause, senz'altro, ma c'erano diversi altri fattori, no. Insomma, ad esempio, per citare una cifra, solo con la Monte dei Paschi, per dire, questa azienda aveva un fatturato annuo di 5 milioni, insomma, di euro. Di colpo, dall'oggi al mattino chiuso i rubinetti, proprio in maniera proprio mai riuscita a spiegare, ho reso l'idea, per cui ad esempio questa azienda arrivava ad avere 2 milioni di euro di fatturato nel cassetto, ma siccome poi molti, come diceva, molti ci hanno marciato, no? Per cui la lira, l'euro, la moneta non circolava, ovviamente, anche chi poteva far fronte ai pagamenti e delle ricevute se li teneva nel cassetto e diceva di non poter pagare. Ma cosa succedeva? Questa azienda ha 2 milioni di euro nel cassetto di fatturato, ma le banche non davano un euro per poter andare avanti. E si era costretti proprio, e ti staccavano la corrente. Cioè, parlo proprio di cose, e il lavoro lì ad aspettare. Sindacati che hanno combinato sfacelo perché se i dipendenti erano di un mese o due indietro di pagamento, di stipendio, poi sono subentrati i sindacati. Sono più i danni che hanno fatto i sindacati che il resto, mi dispiace questo. Questo è un dato di fatto, è una realtà, insomma, è cosa che poi i dipendenti hanno capito, il danno che hanno fatto i sindacati dopo, quando c'è stata poi la richiesta di fallimento, ho reso l'idea. Per cui tante cose non hanno coinciso, ma appunto 2 milioni di euro di fatturato nel cassetto e le banche non davano un euro. Ecco. C'era un gioco di cattiva e pessima volontà in questo. Tante cose hanno portato poi a dire no, ma tutto questo è voluto da qualcuno. Io la chiamo, c'è chi la chiama massoni, c'è chi la chiama, io li chiamo l'alta finanza, appunto. Lo dico ormai fin dagli anni Ottanta, io detesto l'euro perché? Perché l'euro ha fatto accrescere la testa del serpente e ha creato tante, tante altre code, alla quale a questa testa non gliene frega niente di come stanno le code. Grazie. Sì, solo un'altra piccola domanda. In questi ultimi tempi abbiamo assistito allo smantellamento di Equitalia, no? Passando poi, diciamo, le competenze all'Agenzia dell'Entrata. Allora, la mia domanda, così da profano, vuol dire, si parla di smantellamento delle cartelle, di rottamazione, eccetera. Volevo capire, la rottamazione delle vecchie cartelle, i primi 10 anni vanno in prescrizione, non vanno in prescrizione, anche per capire, c'è tanti artigiani, commercianti, lo sapete meglio di me, che sono all'astico. Allora, avere una buona notizia sarebbe,
sarebbe grata a tutti, perché non si capisce bene, almeno io per quello non ho capito bene se i 10 anni vanno in prescrizione. Grazie. Oddio, questa è una domanda che avrebbe fatto un fiscalista o un commercialista, e le confesso che non è, anche se l'esame di Stato da commercialista ormai 20, non 30 ma 29 anni fa l'ho anche dato, però non ho mai praticato quella trascrizione. Io della rottamazione di Equitalia l'unica cosa che ho capito è che è stata, almeno in parte, una trovata propagandistica di Renzi, che l'ha chiusa cambiandogli nome per poi fare le stesse cose ad altre agenzie. No, quella nuova è peggio di quella vecchia, diciamo. Anche io ho sospetto. No, questa è la... Forse ne sai più di tu sulla questione della rottamazione. No, è che il fatto che viene all'occhio è che non lo sanno nemmeno loro. Cioè non lo sanno neanche risponderti loro. Se tu vai negli uffici e chiedi, non ti sanno rispondere, perché l'impiegato, cioè più tu sei lontano dal controllo economico, tu sei più vicino al controllo di te stesso, quindi ti stanno controllando. Quindi le persone che sono dette agli sportelli, come nelle banche, le persone, loro non sanno quali sono veramente gli ordini e gli scopi da sopra, sono solo dei portatori di pratiche. Quindi dare a chiedere a loro quando non sanno ancora, perché chi è sopra non gli dice tutto, perché più si allontana, questo sono i nostri studi, più si allontana il controllo, il movimento della moneta che esiste, che noi vogliamo, che noi non vogliamo, noi stiamo alimentando un sistema. Più questo sistema si allontana da noi, il centro del controllo di questo sistema, più si vengono creati dei compartimenti stagni. Ma non tutti sono alla conoscenza di quello che è il vero movimento. Tantissimi anni fa, perché questo movimento contro di noi non è solo la globalizzazione, perché è realmente parte dal 1943, se non vado errato, forse anche prima, il movimento contro l'essere umano, inteso come famiglia come piccole e medie imprese, perché la piccola e media impresa non è altro che una famiglia, no? Quindi è una cosa che è ben studiata. Difatti la domanda che un luogotenente ha fatto a un grande personaggio è stato: come possiamo arrivare a quello che vogliamo fare? E questo si è girato e gli ha detto: togliendogli la voglia di fare. Cosa stanno facendo con noi? Volevo fare una domanda all'economista. Volevo sapere, la BCE a costo zero stampa carta, certo, moneta, e poi la finanza o la BCE pretende a valore nominale più degli interessi. Quindi la finanza si sta comprando le nostre aziende e i nostri beni, i beni a costo zero. Credo che sia così, eh? In sintesi sì. Perché appunto, ho fatto bene a dirlo, la BCE in realtà ha avviato ormai da quasi 3 anni, all'inizio del 2015, l'avrete sentito nominare, un programma che si chiama Quantitative Easing, perché così uno sempre parla in inglese. Vuol dire, come dice lei, stampa di soldi a costo zero per comprare titoli. Allora, se la BCE stampa queste enormi quantità di denaro, che hanno raggiunto la dimensione complessiva, mi sa che l'ultimo dato sia 2.500 miliardi di euro nei vari paesi dell'Eurozona, cifre spaventose. Abbiamo visto che il problema dell'Italia è un problema che si risolve con un centinaio di miliardi. Mettiamoci gli altri paesi in difficoltà nell'Eurozona, 200, 300, numeri di questo genere. La BCE ha stampati 10 volte di più, però questi soldi vanno esclusivamente nel circuito finanziario, cioè alimentano operazioni speculative di fatto. Quindi sono soldi dati a intermediari finanziari per comprare titoli. E nulla di tutto questo affluisce dove serve, cioè affluisce lo sviluppo della spesa pubblica, la riduzione delle tasse, ai sostegni delle famiglie, eccetera. Volevo fare una domanda, scusi, anche al signore. Ma i commercianti sono anche individualisti. A Mario, semplicemente Mario, sono semplicemente. Sì, sono individualisti, perché se si mettessero insieme a formare, diciamo, una catena e poi a comprare essi stessi i prodotti, credo che le aziende che producono li farebbero uno sconto speciale rispetto a... Assolutamente sì, ed è quello che noi facciamo.
Noi siamo il vero gruppo d'acquisto, non il finto gruppo d'acquisto che vengono fatte dalle grandi distribuzioni che ci prendono in giro dicendo che loro comprano bene. Loro non pagano mai, è diverso. Noi invece andiamo dal produttore, non dalla pasta Barilla, che è schifezza. Noi andiamo dal piccolo medio produttore italiano, che credetemi ce ne sono veramente tanti, che però sono difficili da gestire perché se no sarebbero grandi aziende, hanno delle serie di problematiche, addirittura da alcuni che occorre ridurre il fax, tanto per dirne, perché non sono assolutamente attrezzati. Ma noi andiamo a comprare come gruppo d'acquisto perché l'unica cosa dalla quale noi potremmo partire è il consumo, perché è l'unica cosa che ci accomuna tutti. Quindi se noi vendiamo all'interno del nostro circuito dei prodotti alimentari e dei prodotti di servizi, è perché questo è quello che ci accomuna e da qui noi possiamo creare un'economia, perché andiamo veramente a comprare come gruppo d'acquisto collettivo, riconosciuto dallo Stato. Se fermano noi, fermano tutti i centri commerciali. E questo gli dà un pochettino fastidio, ecco perché abbiamo fatto i carbonari per tanti anni. La BCE è privata, è fatta di privati, ma anche la Federal Reserve è fatta da privati, anche la Banca d'Inghilterra è fatta da privati, forse ha finalità diverse. Ma diciamo che è fortemente influenzata da queste finalità, ma le dico una cosa in più, su cui magari non si riflette abbastanza, ma perché devono esistere le banche centrali? Cioè, al di là di chi le controlla, la moneta è una funzione pubblica. Dovrebbe esserci un ufficio presso il Ministero dell'Economia dove c'è un signore, o è un gruppo, perché può essere più una persona per gestire un meccanismo, che emette la moneta che lo Stato mette in circolazione. Ma perché deve avere una cosa che si chiama banca centrale, distinta dallo Stato, che quindi è una cosa un po' diversa, che non si capisce bene a chi è controllata, non si capisce bene a chi li porta, per arrivare poi alla BCE che addirittura, come dicevano i romani, è legibus rutus, cioè non è controllata da nessuno Stato, gestisce la moneta che sono obbligati a utilizzare 19 paesi, 19 nazioni, ma non risponde in nessuna maniera a nessuno di questi. Allora, se un'istituzione con questo potere non risponde al governo, non risponde al Parlamento, non risponde a un sistema di controllo democratico, a chi risponde? Farà gli interessi di qualcuno, o dobbiamo credere che siamo dei filantropi? Qui giustamente Davide mi ha, questo risponde in qualche maniera alla sua domanda, questi sono tra l'altro dati, quando diceva tutti questi soldi stampati dove sono finiti eccetera, questi sono i soldi gestiti da BlackRock, che è un grande gestore di fondi americani, che già nel 2013, ma era ancora quindi 4 anni fa, gestiva 4.300 miliardi di dollari. Adesso sono a 10. Oggi sono a 10 e questo è un fondo, un gestore, è più grande, ma come vedete c'è tutto l'elenco di gente più piccola, ma che messi insieme poi fanno ancora 3 volte, 4 volte i soldi che gestiscono loro. Tutte queste quantità di moneta create da nulla, alla fine finiscono nelle gestioni di questi soggetti. Allora, quando dice la BCE è privata, non è privata magari nel senso formale del termine, ma quando un funzionario della BCE si siede con qualcuno che viene da queste istituzioni e guarda caso, quando qualcuno che lavorava alla BCE finisce il suo incarico, lo ritroviamo puntualmente nei consigli di amministrazione, nelle grandi cariche di questi soggetti. E voi, Veneta, e voi pensate che la corruzione sia di 1000 euro che do all'impiegato comunale per mandare avanti una pratica? Quelle sono cretinate, questa è la corruzione, ed è legale, ed è legale, e non è un reato. Le banche centrali sono state create proprio per controllare tutto? Ecco lo scopo delle banche centrali. L'Italia è tesoro, Sì. Dove rispondere al tesoro. Sì, però a un certo punto nel 1981 si è stabilito che la Banca d'Italia non rispondeva più al tesoro, cioè non garantiva più la sottoscrizione dei titoli di Stato. Mentre prima il tesoro poteva contare sul fatto che la Banca d'Italia calmierava i tassi di interesse, a un certo punto si è deciso no, non va più bene. Il risultato è che negli anni 80 i tassi di interesse reali
dall'essere pari circa, ammetto l'inflazione, dall'essere pari a zero sul binario di 5%, 6%, 7%, e il debito pubblico italiano è raddoppiato. Il debito pubblico italiano è ai livelli attuali per via di questo fenomeno, non perché siamo impazziti tutti e abbiamo ridotto le tasse che abbiamo sempre aumentate o perché abbiamo fatto spesa pubblica folle. Poi ci saranno i fenomeni clientelari, ci saranno le inefficienze, ci sarà tutto quello che volete. Ma se andiamo a vedere il saldo di spese e incassi del settore pubblico italiano, escludo gli interessi, sono 20 anni che siamo in attivo e il debito non diminuisce mai. Allora, la mia riflessione da famiglia, da mamma, da donna, così senza nessuna competenza specifica, però appunto mi riallaccio perché entrambi avete nominato questa cosa qui della corruzione, perché secondo me, insieme a questi discorsi che trovo altamente istruttivi, no? e illuminanti per il futuro dell'Italia, anche positivi, c'è proprio un discorso di valori e di cultura, perché se noi guardiamo il Parlamento, le persone che tra virgolette ci rappresentano, cioè le persone che riescono a rubare sono i furbi, non sono ladri. E allora secondo me una delle cose che in Italia manca molto, poi nel resto del mondo non so, è proprio questa cultura dell'onestà, perché noi possiamo anche mettere in moto tutto questo discorso molto interessante di certificati eccetera, però se poi vengono utilizzati male, alla fine non vanno a finire alle famiglie, non vanno a finire, rimangono sempre nelle tasche dei più ricchi e dei più potenti. Quindi almeno questa è l'idea che mi sono fatta io così molto superficialmente ascoltando le vostre relazioni, no? Quindi secondo me è proprio importante che in parallelo questo discorso economico, che trovo sia importantissimo e trovo anche che sia molto, molto bello che il popolo della famiglia si stia aprendo a questo discorso che secondo me mancava proprio un po'. Però anche il discorso che diceva Davide, dicevate voi di questa associazione, di fare anche una branca culturale per far crescere un po' la cultura di nuovo dell'onestà, dei valori, perché alla fine se noi costruiamo sempre solo sulla sabbia, il castello non può far altro che crollare. Grazie. Sì, però mi permetto di dire, 20 anni fa, 25 anni fa, prima che esistesse l'euro, la corruzione in Italia c'era, non è che è nata adesso. 20 anni fa, 25 anni fa, non voglio dire che l'Italia era il paese del Bengodi, però un'economia che si sviluppava, un'economia che cresceva, un'economia in cui un ragazzo finiva le scuole, un lavoro lo trovava, anche a condizioni stabili, era un contesto in cui le famiglie, le nascite si formavano e si creavano. Allora, va benissimo parlare contro la corruzione, figuriamoci, però la cosa a cui accennavo prima, che bisogna stare attenti a cosa sia realmente la corruzione maggiormente pericolosa. E ripeto, lei dice stampiamo un equivalente di moneta come per esempio i certificati di credito fiscale, poi bisogna vedere le tasche di chi vanno. Sì. Se non li stampiamo proprio e lasciamo l'economia in asfisia, guardi che è molto peggio, perché non stampandoli, non è che lei dice almeno non rischiamo di dargli ai ricchi, no, i ricchi i soldi continuano ad averli, mandiamo in rovina fasce sempre più ampie di popolazione e permettiamo di far fare i grandi affari speculativi a chi i soldi invece si è tenuti. Quindi andiamo fino in fondo al ragionamento, perché se tutto il discorso contro la corruzione, e questo è un problema secondo me che fuorvia molto chi ci ha navigato molto sopra, tipo il Movimento 5 Stelle, ci fa perdere di vista qual è la natura più grave e più pericolosa, la veste più pericolosa che assume la corruzione, tutto questo discorso rischia di diventare controproducente. Ripeto, smettiamo di concentrarci sull'impiegato comunale che prende 1.000 euro per mandare avanti una pratica amministrativa, anche se è sbagliato, ha perseguito, è giusto, eccetera, eccetera, ma cerchiamo di capire che il vero problema è il ministro dell'economia di un paese che dà informazioni riservate e privilegiate al grande fondo speculativo e l'anno dopo ce lo ritroviamo con 10 milioni all'anno di stipendio, perché questa è realtà dei fatti, impiegato da uno di questi signori. Questa non si chiama legalmente corruzione,
e 100.000 volte peggiore. Se non si capiscono questi fatti, si prendono di mira gli obiettivi sbagliati. Faccio un esempio concreto per capire. Allora, immaginate la terra del Medioevo, c'era i famosi sangue della gleba, c'era Mosqua, terza elementare, mi ricordo. E allora era un'economia di autoproduzione, cioè l'infrastruttura per il lavoro era la terra, no? Perché le tecnologie erano molto arretrate rispetto ad oggi. Quindi, infatti, i proprietari terrieri in questa fase, i valvassoi, i valvassinieri, controllavano le terre. Controllavano le terre e controllavano il potere. E l'ordine tenevano le terre e decideva chi lavorava e chi non lavorava. Chi era senza terra moriva di fame. Ok? Oggi siamo in un'economia avanzata, siamo in un'economia di scambio. L'infrastruttura della nostra economia è il denaro, perché senza denaro noi dovremmo tornare all'autoproduzione e non potremmo permetterci gli ospedali, le scuole, la cultura, tutte le autostrade, eccetera, no? Quindi oggi siamo altamente specializzati, il denaro ci permette di essere ricchi perché possiamo scambiare il nostro lavoro. Quindi il denaro oggi, se volete, ci può essere paragonato a quello che era la terra nel Medioevo, no? Ok? Allora, quello che diceva Marco è questo: oggi i sistemi di potere non soltanto rubano, ma ci privano del denaro. È come se il signore del Medioevo avesse privato delle terre lasciandole incolte e facciamo morire la gente di fame. Soltanto per dire io ho il potere di farlo, perché mi piace vedere che tu muori di fame, no? Oggi cosa fanno? Tolgono il denaro, finisce lì a BlackRock e compagnia bella, e non produce nulla, e le famiglie muoiono di fame. E tra l'altro la terra non si poteva fabbricare all'infinito, mentre i soldi sì. Quindi non è soltanto la corruzione degli anni Ottanta, per dire, no? Cioè il politico si faceva la villa al mare, è ingiusto, la mettiamolo in prigione, però quella villa c'era gente che lavorava per costruirla e poi pagava l'energia, eccetera, dava lavoro alle persone. Quindi era ingiusto, ma non uccideva l'economia. Come se a tempi dei servi della gleba, magari togliamo un po' una parte del raccolto, il servo della gleba non moriva di fame, ma la terra gliela lasciavo. Non riusciva a vivere, no? Quindi era ingiusto, però sopravviveva. Quindi ci sono due livelli diversi. Giustamente l'Italia riusciva a permettersi di mantenere i mafiosi, i politici corrotti, i criminali, eccetera, eccetera, fino a prima che arrivasse il sistema dell'euro. Dove si sono giunti questi grandi corruttori, tipo Barroso, che era presidente della Commissione europea. Come diceva Marco, dopo un anno è diventato dirigente, forse adesso addirittura presidente di Goldman Sachs, per dire, no? Di una delle più grandi banche da fare. E Jean-Claude Juncker, prima era presidente di essere commissario, era presidente di Lussemburgo, che era tra i più grandi paradisi fiscali del mondo. E lo è ancora. E lo è ancora, però non ufficialmente. Ok? Solo per capirci, quindi su due termini è giusto usare perfettamente la ragione, cioè e le risorse economiche, se non sono usate male, non producono nulla. Infatti oggi ci sono usate male, no? Per cui bisogna crearle e dedicare le famiglie a chi lavora. No, poi ripeto, il problema di controllare come vengono utilizzate è un problema reale. E non è un problema che risolvi mai perfettamente, si può migliorare, bisogna fare il massimo. Però questo controllo che forma può prendere, come lo attiviamo? A mio parere semplicemente con la trasparenza, con la responsabilità e con la vigilanza. Oggi la moneta la produce un'entità che non è trasparente, non è controllata e non è vigilata. Allora abbiamo un problema qua, mi pare proprio di sì. Anche perché questa entità impone le politiche che stanno facendo scarseggiare artificialmente il potere d'acquisto nell'ambito di singole economie e che fanno sì che 5 milioni di persone, 3 in più rispetto a 10 anni fa, si rimettono una strada senza più possibilità di rientrare in una condizione economica normale. Questi sono gli effetti. Allora, il controllo, la moralizzazione, evitare la corruzione, sono tutte cose giuste, ma andiamo a vedere il sistema che è stato creato. Che è stato creato anche perché si diceva bisogna evitare fenomeni come quelli che capitavano prima. Che risultati abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che sistemi di corruzione, di collusione, di concussione sono sviluppati su scala 1000 volte maggiore. Dobbiamo reintrodurre dei meccanismi di vigilanza e di controllo. I migliori meccanismi di vigilanza e controllo, a mio parere, sono la rappresentanza democratica e la vigilanza dei cittadini su quello che fanno le autorità pubbliche. Creare un'autorità pubblica che sovrintende a una delle cose più importanti in assoluto, che è l'emissione di denaro,
e dire che quella non risponda a nessuno, scusatemi tanto, ma è una follia. E i risultati li abbiamo sotto gli occhi. Volevo solo aggiungere quello che ha detto la signora, se mi permettete per un attimo. Quello che noi dobbiamo fare come consumatori è proprio questo. Riunioni come queste, noi ne facciamo tantissime, bisogna farle perché bisogna crescere culturalmente su devi sapere che cosa ti viene fatto contro, perché se tu non sei consapevole di questo non potrai mai accettare il vero cambiamento, ma sarai sempre usato dagli altri. Questo è quello che ha detto lei, è giustissimo, bisogna crescere, e purtroppo per crescere, per imparare, devi leggere i libri, o leggi i libri o ti informi. Ma a oggi, se andiamo su internet, quante cose ci sono dentro internet? Ma quante sono quelle giuste? Allora è meglio seguire un'idea, seguire, discutere con persone che si mettono a disposizione per crescere. Noi dobbiamo culturalmente crescere su tutti i lati, perché la grande distribuzione si è passata da padre in figlio il libretto, le banche si sono passati da padre in figlio il libretto della crescita, tutti l'hanno fatti, gli unici che sono rimasti come mamma te l'ha fatto siamo noi consumatori, che facciamo ancora il compitino come facevano i nostri bisnonni. Questo noi dobbiamo crescere, in quello ha ragione lei. E per controllare la moneta, tu non la puoi controllare un mercato allargato così che va via sopra di noi, cioè da noi a 50 centimetri da noi esiste uno spazio che noi abbiamo definito cuscinetto temporale, è il tempo che abbiamo noi per gestire l'economia, dopodiché l'economia noi non la gestiamo più. Vai un mercato controllato dalla finanza che ha delle regole per cui noi non possiamo andarle a toccare, non te le fanno toccare. L'unico modo è fare come abbiamo fatto noi, creando un mercato parallelo, alternativo, che vive, che muove con delle regole completamente diverse. Così possiamo controllare la nostra economia. Ma spendendo solo una parte dei nostri consumi in un mercato alternativo da noi controllato, possiamo generare un reddito dai nostri stessi consumi. Vi sembra pazzia? No, è vero. Venite ad ascoltarci, vedrete anche voi. Bene. Io concludo dicendo... ancora una domanda, vai. Una sola. Sì. Buonasera. Sono Nuccio e sono il titolare di una piccola impresa. La domanda è diretta e molto breve. Mi rendo conto che avere un'impresa oggi, e io perlomeno faccio molta fatica a tenerla su, a tenerla in piedi e a mandarla avanti, però mi rendo anche conto che le piccole imprese, così come la famiglia, possono essere il motore dell'economia, possono muovere l'economia, perché con la mia impresa non lavoro soltanto io, lavorano tutti gli altri artigiani, lavora l'elettricista, lavora il mobiliere, lavora il falegname, l'idraulico e così via dicendo, oltre anche ai dipendenti. Trovo molto difficoltoso tenerla su perché c'è un livello di tassazione, un costo del lavoro che è sproporzionato. Arrivo alla domanda. Il popolo della famiglia ha nel suo programma un aiuto concreto, parlo di concreto perché io ho molto un senso pratico molto spiccato e siamo un pochettino tutti quanti stufi di sentirci dire parole. Si parla di abbassare il costo di lavoro ormai da 20 anni forse, se non di più, e non è mai stato vero perché è sempre stato un surplus di tassazione. Il popolo della famiglia ce l'ha in programma qualcosa di concreto per aiutare le piccole e medie imprese? Allora, il programma è quello là che conoscete tutti, ed è il programma nazionale basato sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Quindi c'è anche appunto tassazione, c'è appunto lavoro, economia. Adesso appunto ci stiamo andando nell'ambito di ogni problema specifico. Come primo input è appunto quello della tassazione, quello dell'assegno di maternità, ma è comunque già in elenco valutare anche il sostegno alle piccole e medie industrie, insomma, è tutto in previsione e in formazione. Appena entriamo nei posti dove possiamo essere
come dire, avere voce in capitolo, ci stiamo formando, preparando, e quella è la linea che vogliamo assolutamente percorrere, di sostenere la famiglia e sostenere tutto l'indotto che sostiene la famiglia, lavoro e tasse compreso, ovviamente. Posso dire in termini concreti, ho chiesto giustamente di darvi una mano a scrivere il programma economico anche. Sì, ne avevamo già parlato. Detto molto semplice, la linea deve essere questo, bisogna tagliare drasticamente le tasse, tipo io brutalmente dimezzerei tutto, anzi io voglierei l'IVA, perché secondo me la tassa sui consumi che non sono nulla, però magari poi Marco mi dice che non si può, però almeno dimezzarle, cioè immaginiamo l'IVA 10%, quella sull'alimentare 2%, la aliquota IRPEF quanto è oggi? 35%, 17,5%, no? E il deficit pubblico, come si diceva prima, deve aumentare, perché se lo Stato fa il deficit c'è un attivo verso le famiglie, verso le imprese, no? E quindi praticamente il deficit viene finanziato stampando un nuovo denaro, semplicemente creato dal nulla, per attivare le risorse produttive che sono inutilizzate, cioè i disoccupati si mettono a lavorare. E questo succede, si attiva sempre nel settore privato, perché se io taglio le tasse la gente ha più soldi da spendere, spendendo genera domanda e tutti lavorano, è tutta una catena, no? E anche lo stesso Stato che deve aumentare la spesa pubblica, perché se lo Stato ristruttura una scuola, lei che va nell'azienda edilizia va a lavorare, vince l'appalto e c'è lavoro per lei, i suoi dipendenti, le famiglie, gli artigiani, eccetera. È molto semplice la ricetta. Non ci sono, bisogna avere in mano la sovranità monetaria per fare questo. La via dei crediti fiscali ci permette, proposta da Marco, che io sostengo, ci permette di averla subito senza fare 2 anni di trattative con l'Unione Europea per uscire ufficialmente dall'euro, perché in 2 anni quelli ci distruggono. Vedete cosa fanno con l'Unione, con l'Inghilterra, che già avevano la nostra linea. Per cui c'è una via a breve termine che è i crediti fiscali, secondo me, e poi una volta possibile si esce dall'euro, abbiamo la nostra linea sovrana, allora si fanno politiche espansive al massimo, fino ad arrivare alla piena occupazione. A tutto questo, come popolo della non famiglia, sono secondo all'amico, non è il costo solo del lavoro, perché uno che prende 1.000 euro non so se riesce a vivere. Infatti stiamo valutando tutti gli anni. Comunque adesso sono tasse sul dipendente, oltre che tasse agricole. La tassazione va bene, ma non... La primissima proposta, che addirittura ai tempi è riuscito a uscire con un articolo su Sole 24 Ore cartaceo, dopodiché sono resi conto di cosa stavo parlando, non ne ho più pubblicato niente, per intenderci. Però il primissimo articolo che ho scritto su questa proposta di certificati di credito fiscale si intitolava Certificati di credito per il cuneo. Perché cosa vuol dire? Vuol dire sostenere da un lato i redditi effettivi dei dipendenti, quindi meno tasse per dipendenti, e dall'altro per le aziende, quindi meno oneri contributivi e fiscali a carico delle aziende. Se io riduco la forbice c'è un vantaggio per tutte e due. E sono due delle cose, non le uniche, perché poi bisogna lanciare investimenti pubblici, il sostegno delle famiglie. Però tutte queste cose, se ho in mano la leva monetaria, le posso fare. Altrimenti racconto storie, racconto favole. Se mi dicono va tutto bene ma devi fare il pareggio di bilancio, la coperta rimane sempre corta. Metto una cosa simbolica da una parte per dire che ho fatto qualcosa, la tolgo dall'altra e poi alla fine nessuno si accorge di niente e le cose continuano come adesso, cioè male, per non dire peggio. Tutto questo assolutamente, ma in più comunque noi abbiamo anche un occhio di attenzione in merito all'utilizzo dei fondi che già esistono, perché se adesso vengono utilizzati e sprecati milioni di euro in non per tornare sempre sui soliti discorsi, però questo è gay pride, piuttosto che sagre, piuttosto che avere l'attenzione verso la sanità o le fasce più deboli, ecco, questa è un'altra attenzione che noi abbiamo come popolo della famiglia, come utilizzare quei fondi che comunque già esistono, che vengono utilizzati ma in ambiti assolutamente deleteri. E volevo dire, concludendo, penso che stiamo concludendo, che questo comunque è stato un primo momento di incontro e di percorso che abbiamo fatto oggi, ma ce ne saranno altri di approfondimenti, quindi dobbiamo veramente fare un passaparola, perché le persone devono iniziare a capire e ad ascoltare. Poi vi ricordo, per chi è interessato del popolo della famiglia, che questa domenica 10 dicembre faremo un momento di formazione politica e di comunicazione con Fabio Torriero, quindi chi vuole venire è benvenuto, me lo dice.
E più se ci sono delle persone qua questa sera che vogliono darci una mano come movimento a crescere, radicarci nel territorio, cosa che stiamo già facendo. Noi stiamo costituendo vari circoli in ogni città, in ogni paese, vari circoli proprio del movimento di radicalizzazione. Quindi se qualcuno è interessato a questo tipo di argomento può contattarmi, può avvicinarmi, può cercarmi su Facebook, anche gli amici che ascoltano da Facebook, che saluto tra l'altro. Chiunque voglia dare il proprio contributo di impegno, perché comunque se non ci uniamo rimane tutto belle parole in ogni ambito economico, ma sociale. Infatti quello che ha detto, ecco, quello che ha detto prima, almeno io parlo per noi, siamo stufi di sentire parlare. Cioè io ho la nausea di andare al bar al mattino, perché non è più un momento di piacere, senti solo che la gente piange attorno a te. Allora, noi abbiamo fatto il primo passo, noi siamo stufi di parlare, quindi lei ha ragione. Bene, allora anche gli amici di Facebook, se qualcuno è interessato a radicalizzare nel territorio mi può contattare. Salutiamo tutti, i primi i relatori, poi ognuno di voi, vi ringrazio a nome di tutti e alla prossima.